Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Ringrazio in anteprima il mio collega, l'amico Pier Giorgio Grizzo. Dottore, benvenuto, grazie per essere in nostra compagnia, ci aiuterà da oggi in poi a condurre il telegiornale. È un onore per me sedere al tuo fianco, Alberto. Onore ricambiato. Pier Giorgio, allora possiamo cominciare, diamo le prime notizie, quelle più importanti della giornata, sicuramente partendo dall'incontro che oggi il ministro Maria Stella Gelmini ha avuto in Friuli Venezia Giulia, una giornata importante cominciata nel capoluogo a Trieste, poi via via dipanata verso la provincia di Pordenone con l'incontro ha avuto la sede dell'Unione Industriali, poi è proseguito a Latisane nel Udinese, scopriremo insomma i contenuti nei prossimi servizi. Ancora galoppano i contagi da Covid-19, stato di emergenza è ovviamente proclamato non soltanto in Friuli Venezia Giulia ma anche in Veneto, aumentano i morti, una morte sottospetta anche ad un sottufficiale dei carabinieri che si era sottoposto recentemente a vaccinazione. Parleremo anche di politica, di attualità e tanto altro ancora. Prima però di proseguire, i saluti e le prime notizie che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e di quella del Veneto. A voi la linea. Ben ritrovati dalla redazione di Udine a Gorizia e Trieste. In primo piano la scomparsa di un uomo di 49 anni che non si trova più dalla serata di ieri e continui i rintracci di migranti a Udine. Poi si parlerà anche di una fuga d'amore per due minorenni conclusa con il rintraccio da parte delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la nostra parte, il gesto eroico di un giovane a Trieste, la truffa ai danni di un sessantenne con l'arresto di una coppia di Rom. Spazio infine alla replica da parte del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sulla situazione della struttura ex Dormish e il bando dell'Università degli Studi di Udine a sostegno dei suoi studenti. La linea adesso al collega del Veneto. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Capitolo AstraZeneca, campagna vaccinale rallentata, chiesta chiarezza, chiesta anche insomma una velocizzazione per quanto riguarda le comunicazioni su come procedere da qui alle prossime settimane. Ne parleremo ovviamente in un momento in cui nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati più di 2100 i positivi trovati grazie ai test. In 48 ore quasi 200 persone sono entrate nei vari ospedali della regione, tante anche le altre notizie che arrivano, una ricca parte dedicata alla nostra redazione, ospiti in studio che attendiamo, linea che può tornare a Pordenone. Cominciamo dunque con la primissima notizia, l'arrivo della ministra Maria Stella Gelmini in Friuli Venezia Giulia, pandemia, accordi finanziari, rapporto Stato-Regioni, questo è il tema affrontato nelle diverse sedi. Oggi tra altre cose il ministro è approdato a Pordenone. Allora andiamo a scoprire in questo primo servizio di che cosa ha parlato. Nella sede di Confindustria Alto Adriatico questo pomeriggio è stato firmato l'accordo più sicuro in fabbrica tra la locale associazione degli industriali e le maggiori sigle sindacali, insieme alla Croce Rossa Italiana e a medici di medicina generale. L'accordo, sottoscritto alla presenza dell'onorevole Maria Stella Gelmini, ministro degli affari regionali, del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del vicepresidente Riccardo Riccardi, prevede vaccinazioni contro il Covid-19 per i dipendenti delle aziende private. Somministrazioni che dipenderanno dalla disponibilità delle dosi e dalle fasce d'età indicate dal piano vaccinale nazionale. Si tratta comunque di un'operazione importante che può riguardare decine di migliaia di persone e contribuire al proseguimento della campagna vaccinale in regione. Nel commentare il progetto, la ministra Gelmini ha parlato di unità e collaborazione, fondamentali per sconfiggere insieme la pandemia. Questo accordo, ovviamente nella disponibilità dei vaccini che ci saranno, non va ad alleggerire il lavoro della sanità pubblica, va a velocizzare la campagna vaccinale. Noi non toglieremo una persona per dire tanto ci sono altri che fanno il vaccino, anzi, ne avremo sempre bisogno di più. E un'altra cosa importante che ha fatto l'attuale governo è quello di ampliare le categorie che possono somministrare il vaccino. Penso agli specializzanti, penso all'accordo con i medici di medicina generale, penso però anche a quello su cui questo governo sta già lavorando, penso alla categoria dei farmacisti.
ritengo un mio preciso dovere essere qui oggi a dare merito a tutti coloro che hanno consentito a questo territorio di fare un importante passo avanti, innanzitutto nel metodo. Il mio auspicio è che il clima che si respira con questo governo di unità nazionale si rifletta anche a livello dei territori, ma voi avete anticipato questo spirito di condivisione e di sinergia. E trovo che sia un atto di maturità e anche di grande assunzione di responsabilità in un tempo difficilissimo come quello che stiamo attraversando da parte delle associazioni di categoria come Confindustria da un lato, dalle parti sociali dall'altro e ovviamente dell'ente regione, trovare una sinergia attorno ad un protocollo che rappresenta un metodo che io mi auguro diventi un paradigma a livello nazionale. L'emergenza sanitaria ha sottolineato come i territori non sono tutti uguali, ma hanno esigenze e richieste diverse. Ecco come l'attuale governo, tramite il Ministero per gli Affari Regionali, vuole operare per supportare anche quei territori che chiedono autonomia. In linea generale, noi vorremmo non sentire le regioni, perché questo è sempre stato fatto, ma ascoltarle, che è una cosa un po' diversa. E quindi abbiamo cominciato a riunire celermente la conferenza Stato-Regioni, abbiamo già fatto diversi incontri e tutti i provvedimenti che abbiamo varato, dal decreto legge sui restringimenti, sui congedi parentali, per arrivare al Recovery Fund, ci sarà una riunione la prossima settimana e anche un incontro con il Ministro Brunetta e con le parti sociali, perché anche il Governo ci tiene molto all'interlocuzione con le parti sociali. Ecco, questo diventa, diciamo, il metodo che noi stiamo seguendo. Il Presidente Fedriga questa mattina ha posto il tema degli accordi finanziari e quindi già la prossima settimana faremo un tavolo anche chiedendo la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per trovare un accordo con le regioni a statuto speciale e poter utilizzare queste risorse il prima possibile. È chiaro che sul tavolo c'è anche il tema dell'autonomia differenziata richiesta dall'Emilia-Romagna e votata da milioni di cittadini in Veneto e in Lombardia. Ho già detto durante l'audizione in Commissione Affari Regionali che non si butta il lavoro fatto dai predecessori, quindi il Ministro Boccia era arrivato ad un buon punto di condivisione per quanto riguarda la legge quadro e quindi noi ripartiremo da lì. E la ministra Gelmini accennava proprio all'incontro che ha avuto in prima battuta questa mattina con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Allora sentiamo come è cominciata la mattinata e gli argomenti che sono stati discussi con l'intervista a Massimiliano Fedriga stesso. Il presidente Fedriga ha posto in maniera molto concreta la necessità di accelerare gli accordi finanziari per poter utilizzare in un tempo di pandemia le risorse a disposizione nel più breve tempo possibile. Credo che sia una richiesta assolutamente legittima e giusta. Da parte del Governo c'è la massima disponibilità a convocare il tavolo già la prossima settimana per poter dar seguito a questa richiesta e poter utilizzare nel più breve tempo possibile queste risorse, che devono essere il frutto di un accordo da raggiungere anche con altre regioni, ma siamo assolutamente disponibili a farlo e ad agevolare la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia. In tema di scuola? In tema di scuola è chiaro che con il Ministro Bianchi ci sarà un confronto a breve. La richiesta di regionalizzare l'ufficio scolastico regionale non può che vedere la condivisione innanzitutto del ministro competente, quindi sarà mia cura favorire un incontro a breve tra il presidente Fedriga e il ministro Bianchi. 726 precisamente, però tengo a dire non stiamo parlando di sconti, il contributo straordinario è qualcosa in più che le regioni a statuto speciale versano, regione Friuli Venezia Giulia più di tutti, rispetto agli accordi statutari e costituzionali delle competenze che esercitiamo invece dello Stato. In realtà non si tratta di sconto, sarebbe di dare meno nostre risorse, non stiamo chiedendo più soldi, sia ben chiaro. La specialità di Friuli Venezia Giulia non chiede più soldi al governo, chiede semplicemente di versarne di meno rispetto a quelli che dal 2011 versa in più rispetto a quanto sancito da Costituzione e Statuto. Soprattutto in un momento di pandemia
penso che sia arrivato il momento di rivedere i rapporti. Oltretutto tengo a sottolineare che noi siamo una regione che paga autonomamente sanità, autonomie locali, trasporto pubblico locale, e siamo quella che versa più di quasi il 13% del proprio bilancio, a differenza di qualsiasi altra speciale che al massimo arriva al 9,5%. In questo senso con il recovery fund si aspetta un cambio di passo da parte del governo? Mi sembra che già ci sia stato il ministro Gelmini, che ha dato disponibilità a un confronto nel costruire il recovery fund insieme. Già la prossima settimana avremo un incontro per vedere le proposte, ma con una partecipazione attiva delle regioni e di tutti i territori. Questo penso che sia la strada del successo, perché o il recovery fund si riesce ad utilizzare con un'alleanza tra le istituzioni che operano insieme per non soltanto spendere i soldi, ma spenderli in tempi rapidi, ed è fondamentale, oppure ho paura che non esistono giocatori solitari, o esiste la squadra, e noi stiamo cercando insieme al governo di fare squadra. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867 tamponi molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi, pari all'8,62%. I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l'8 marzo ma registrato soltanto nella giornata odierna. I ricoveri nelle terapie intensive sono 76. Mentre quelli in altri reparti risultano essere 538. Parliamo di Covid-19, andiamo in Veneto, dove sono stati superati 2.000 contagi in 24 ore, una sessantina di decessi, un centinaio di ingressi negli ospedali. Il presidente della regione Luca Zaia, parlando del vaccino AstraZeneca, parla di chiarezza: da noi non ci sono gravi correlazioni. Il servizio. Nuovo balzo dei contagi e dei ricoveri in Veneto. Nelle ultime 24 ore i positivi scoperti a fronte di 41.145 tamponi sono 2.191 con un'incidenza del 5,2%. In regione le persone attualmente con il virus rilevate grazie a una massiccia campagna di test sono 36.442. Sul fronte degli ospedali in 48 ore sono entrate nei nosocomi quasi 200 persone. Al momento i ricoverati totali sono 1.807. Di cui 207 in terapia intensiva e 1.600 in area medica. 59 invece i decessi tra ieri e oggi, una situazione di crescita importante che dovrebbe continuare almeno fino alla fine del mese di marzo. Io immagino e spero che le restrizioni che ci sono in corso non siano poi da reiterare per mesi, ma che si chiuda finita Pasqua. Spero che si possa vedere anche non una luce, ma un bel faro in fondo al tunnel. I rallentamenti alla vaccinazione dovuti alla questione AstraZeneca sono all'ordine del giorno. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, auspica chiarezza nell'immediato. Io spero che le autorità regolatrici di controllo, insomma tutti coloro che possono dirlo a loro, parlo del Ministero della Salute, parlo di AIFA, pretendano e facciano in modo che si faccia chiarezza estrema e veloce e immediata rispetto ai casi. A tutt'oggi sembra che non ci sia, sottolineo sembra, dalle notizie che abbiamo anche per vostro tramite, che non ci siano correlazioni tra le vaccinazioni e i casi accaduti. È morto oggi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine Emanuele Caligaris, maresciallo maggiore dei Carabinieri di 46 anni, lo vedete in foto, in servizio al comando Legione Friuli Venezia Giulia di Udine. Aveva iniziato a sentirsi male qualche giorno fa, è entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico, l'attacco cerebrale, aveva riscontrato un'estesissima emorragia cerebrale. Era quindi stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciononostante sono rapidamente comparsi segni di morte cerebrale, per cui è stata avviata la commissione per l'accertamento che si è conclusa oggi alle 18.45, decretandone di fatto il decesso. L'emorragia cerebrale è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva, ha spiegato in una nota l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Anche in questi giorni ci sono stati dei decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia. Il paziente, lo rimarca nella nota l'azienda sanitaria, era stato vaccinato il 4 marzo con il vaccino AstraZeneca. Sulla base delle informazioni in possesso dei clinici, allo stato attuale nulla si può affermare su un eventuale nesso di causalità tra i due eventi, conclude l'ASU FC.
Continua intanto il ciclo di incontri, senti chi parla, malattie croniche in tempo di pandemia organizzati da Credima. Sentiamo allora il suo presidente, Giorgio Siro Carniello. Senti chi parla, le malattie croniche in tempi di pandemia, e questo è il titolo di una serie di video interviste che rivolgeremo ad esperti, a specialisti di area sanitaria del nostro territorio, per parlare su alcune particolari caratteristiche della sindrome Covid-19, vale a dire di questa patologia, per alcuni versi non ancora del tutto conosciuta, dovuta al virus SARS-CoV-2. L'iniziativa è organizzata da Credima, società di mutuo soccorso di Friulovest Bank, con il patrocinio dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, della casa di cura privata San Giorgio e di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia. Parleremo di occhio e Covid-19. Parleremo di occhio e Covid-19 con il dottor Maurizio Gismondi. Perché il dottor Maurizio Gismondi, che è un esperto ed è uno specialista naturalmente in oftalmologia? Perché il dottor Gismondi si è interessato per molti anni proprio di problematiche preventive in età scolare e prescolare, ed anche perché poi è un esperto molto molto noto in regione relativamente alla terapia della maculopatia senile, patologia oggi molto in voga, molto nota, della retinopatia diabetica e di altre problematiche mediche a carico della retina. Per seguire la video intervista basterà collegarsi giovedì 18 marzo alle ore 21 sulla pagina Facebook di Credima o di Friulovest Magazine, ovvero sul canale YouTube di Friulovest Bank. Vi aspetto tutti, a presto. È venuto a trovarci questa sera il dottor Pietro Tropeano, che lo sapete, oltre a essere l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, è anche prima di tutto un medico, è il responsabile del centro trombosi del nosocomio cittadino. Grazie dottore per grazie, essere qui. Grazie con noi. A voi, grazie direttore, e naturalmente un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. Allora, al dottor Tropeano volevo fare questa domanda, proprio in qualità sia di medico che di uomo che conosce le dinamiche delle istituzioni e dell'amministrazione pubblica. Allora, visto che la seconda e terza ondata della pandemia erano non solo prevedibili, ma erano praticamente certe, non crede che dopo un anno i nostri governanti, sia nazionali che regionali, avrebbero potuto fare di più? Cioè, mi spiego... Dopo 12 mesi ci ritroviamo con i soliti problemi, con gli ospedali al collasso, i trasporti pubblici dove si fa fatica a trovare il distanziamento, a mantenere il distanziamento, problemi per le famiglie perché non si trovano badanti, babysitter e via di questo passo, imprese, esercizi, negozi allo stremo. Lei cosa ne pensa? Allora, io definirei il problema innanzitutto da quello che è successo. Il virus è stato qualcosa di imprevedibile, qualcosa di irrazionale, qualcosa che ha sconvolto tutto e tutti, ha sconvolto la nostra quotidianità, ha sconvolto l'organizzazione della nostra nazione, l'organizzazione delle nostre amministrazioni. Quindi dobbiamo partire da qui per capire cosa è successo. Certamente si è tentato di fare il possibile, dal mio punto di vista, dal punto di vista sanitario, è chiaro che probabilmente non si è riusciti a essere puntuali su tutto, ma questo perché il virus è iniziato a galoppare. Siamo arrivati a punti in cui l'ospedale giustamente è stato completamente occupato dai pazienti con Covid e patologie Covid correlate. Quindi c'è stata una situazione di emergenza vera. In questa situazione di emergenza si è tentato e si è costruito tutto quello che è stato possibile. Io non darei colpe e non farei neanche della situazione di avremmo potuto fare di più. Certamente si può fare sempre di più, però io credo che quello che è stato fatto nel verso giusto, sia a livello di amministrazioni regionali, mi riferisco anche a situazioni vicine a noi, e sia anche a livello di amministrazioni centrali. Probabilmente c'è stata qualche lacuna, ora io non voglio scendere nelle comunicazioni, probabilmente c'è stata qualche lacuna dal punto di vista di quello che è stato inizialmente il fornire i cosiddetti dispositivi per la prevenzione, queste sì, queste ci sono state, però dal punto di vista della gestione è stata una gestione che comunque è andata nel verso di garantire la sicurezza a tutti, e di questo credo che l'Italia
Italia, la sanità italiana ne possa andare fiera, perché probabilmente ha fatto tanto, e di questo, ripeto, bisogna ringraziare i professionisti della sanità, medici, infermieri, OSS, tutti coloro che hanno dato veramente oltre l'istituzionale, generosamente e con passione, e di questo devo dire che l'Italia deve farsene un vanto. Dubbio che il personale medico abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, però io credo che forse qualche posto letto in più nelle terapie intensive, nei reparti Covid, avrebbe aiutato a alleggerire la pressione sugli ospedali. Certamente, ma l'organizzazione della sanità è un sistema complesso. Dire che ci sono più posti letto non significa dire che mettiamo il letto. Per esserci più posti letto ci devono essere adeguato personale, questo vuol dire adeguato personale medico, infermieristico, e il personale medico e infermieristico di un reparto non si costruisce né in 2 mesi, né in 3 mesi, né in 6 mesi. Abbiamo avuto un anno di tempo, sì, però. Ma, io credo, la mia impressione è che forse si sia riposta troppa fiducia solo ed esclusivamente sulla campagna vaccinale, quando forse si potevano rinforzare anche le strutture. No, io sì, anche questo è vero, però credo che il problema che ha un po' forse rotto il sistema è stata l'estate scorsa. L'estate scorsa probabilmente ci siamo lasciati prendere un po' da un'euforia che ha provocato poi il successivo disastro. Successivo disastro che abbiamo fatto fatica a contenere. Adesso ci troviamo di fronte a una situazione importante, una situazione che si sta riproponendo, perché lo stiamo rivedendo proprio con i nostri occhi quello che è successo un mese, 2 mesi fa, si sta ripresentando di nuovo. È chiaro che in questo momento stiamo mettendo di nuovo tutte le energie, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista personale, per sopperire a quella che è quest'ondata di nuovo importante. Quest'ondata importante è stata già accennata sia da noi che in Veneto. Oggi, per farla breve, abbiamo avuto anche nella nostra regione quasi 1000 nuovi contagi, e questo vuol dire tanto. Avere 1000 nuovi contagi significa che in termini numerici, se si trasformano in ricoveri, 8-10% di persone contagiate probabilmente avranno bisogno di un posto letto, quindi facciamo i conti. Questo è successo anche nel vicino Veneto, quindi è una situazione globale questa. Il nostro ospedale sta rispondendo, però il nostro ospedale è passato dall'occupazione di 40 posti letto di circa 10 giorni fa, abbiamo raddoppiato, siamo arrivati a oltre 80 posti letto, abbiamo riempito già un reparto, il terzo piano Covid, adesso probabilmente dovremo passare a un altro piano, la pneumologia è anche importante, è anche occupata in modo importante, così pure la terapia intensiva. Si sta ripercuotendo quell'ondata che ha fatto sì che l'Udinese avesse problemi. In questo momento l'Udinese viaggia a un ritmo importante dal punto di vista degli accessi e dei ricoveri. Noi non siamo a questo livello, però sicuramente potremmo divenire fra una settimana, se continuiamo ad avere questi nuovi contagi. Ok, assessore, cambiamo completamente argomento e adesso rapidamente, se ci può illustrare quali sono, perché sappiamo che ci sono diversi eventi culturali in programma. Assolutamente sì, settimana. Un po' anche per passare da quello che è una situazione di tensione, passiamo un po' a quello che ci può dare un po' di sollievo, la cultura. L'amministrazione comunale di Pordenone, il mio assessorato, ha previsto nel fine settimana qualcosa di leggero, la cultura viaggio online. Ci possiamo collegare, visto che non possiamo fare eventi dal vivo, ci colleghiamo un attimo ai canali YouTube e Facebook del comune di Pordenone e andiamo a trovarci degli eventi molto belli, che sono delle presentazioni di libro e della musica. Avremo quindi sia venerdì che sabato dalle ore 18 sui nostri canali YouTube e Facebook ci sarà la presentazione del Giardino delle Verità Nascoste di Paola Cadelli, dialoga con l'autrice
dice Marianna Maiorino. E poi sempre sabato dalle ore 18 ci sarà Fadiesis e Farandola, le due associazioni che dal Museo Civico Ricchieri di Pordenone ci faranno sentire un bellissimo concerto, quindi due eventi importanti, ma non è finita qui, ci sono anche gli appuntamenti per i bambini, sempre online, giovedì 18 marzo, cioè domani alle ore 17, sempre collegandosi ai nostri canali, anzi collegandosi alla piattaforma GoMeeting, e ai nostri canali naturalmente, ci saranno le letture con Maria Luisa Calabretto del progetto Matilda mi racconti una storia. Sono bellissime fiabe incantate per i ragazzi che in questo momento veramente i bambini stanno soffrendo. Bene, grazie all'assessore alla cultura del comune di Pordenone Pietro Tropeano, grazie per essere stato qui. Grazie a voi e come sempre un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. Restiamo allora a parlare di cultura ai tempi del Covid-19, ce ne ha parlato quest'oggi in una intervista Fabio Scaramucci, che guida l'associazione Orto Teatro. Sentiamolo. Una organizzazione, un'istituzione che lavora principalmente con eventi dal vivo e da un anno ha dovuto ovviamente interrompere qualsiasi programmazione, qualsiasi attività o comunque modificare l'attività. Appunto, come è cambiato a causa della pandemia il vostro modo di lavorare? Beh, chiaramente in questo periodo è cambiato radicalmente, nel senso noi siamo una cooperativa di 11 persone, tutti professionisti e quindi le difficoltà sono gigantesche, sono grandissime, anche se devo dire che noi come Orto Teatro siamo una cooperativa, facciamo parte di Conf Cooperative Pordenone e siamo ben strutturati, quindi diciamo siamo riusciti ad avere tutto quello che potevamo avere per poter andare avanti in questo periodo molto difficile per tutte le persone che fanno cultura e che fanno teatro, quindi dalla cassa integrazione ai vari tipi di aiuti, extrafuso, non dico cose difficili per chi ci sta ascoltando. C'è stato il respiro dell'estate scorsa che è stato per noi molto importante, nel senso che luglio ed agosto abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tantissimi eventi, siamo stati in giro per l'Italia con i nostri spettacoli. Ecco, questo periodo qua come l'abbiamo affrontato? Diciamo che per noi non è stato tempo perso, abbiamo cercato di darci da fare su tantissimi campi, davvero tantissimi campi. Per quanto riguarda il vostro pubblico, cosa avete riscontrato in questa appunto modalità nuova di comunicare con loro e quale sarebbe il pubblico normalmente? Che cosa offrireste voi in un anno normale, ovviamente non colpito dal Covid? Ma in un anno normale, non colpito dal Covid, in realtà noi facciamo tantissime cose che purtroppo non si possono fare e che sappiamo che al nostro pubblico mancano tantissimo. Il teatro proprio tradizionale per gli adulti, sia qui al Centro Culturale Aldo Moro, dove ci troviamo adesso, ma così al Teatro Pileo di Prata, oppure a Pasiano, ma anche a Piancavallo, dove gestiamo le rassegne, gli eventi per il Comune di Aviano. Ecco, tutti questi eventi di teatro tradizionale sicuramente mancano tantissimo. Il teatro è cultura ed è anche un luogo di incontro. Online non è lo stesso luogo di incontro. Incontrarsi insieme per assistere a un evento è un'altra cosa. Se ne può parlare prima, si può vivere assieme, provare delle emozioni insieme, uscire e riparlarne insieme. È totalmente diverso da tutto ciò che è televisione, diciamo. Quindi questo manca tantissimo. Manca tantissimo sicuramente appunto il teatro per le famiglie. Le famiglie sono abituate a venire da noi a teatro e ad avere un approccio veramente quasi da amici, diciamo, con noi. Le famiglie arrivano, abbiamo sempre dei premi legati allo spettacolo, alla fine dello spettacolo c'è un momento in cui stare insieme con i bambini e con le famiglie per chiacchierare, organizziamo sempre delle merende, dei luoghi dove disegnare, dove stare proprio veramente insieme anche dopo lo spettacolo. E questo purtroppo non si è potuto fare, non si può fare. D'altra parte dobbiamo aspettare, nel senso che questa pandemia comunque deve passare, noi siamo convinti che bisogna ripartire in sicurezza e speriamo che appunto da quest'estate, da giugno in poi, potremo ripartire veramente con tutto e soprattutto anche per la prossima stagione invernale. Io veramente credo, spero tantissimo di poter ricominciare diciamo con grande fervore tutte le iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni. Cade il 160esimo
anniversario dell'Unità d'Italia, e per parlarcene abbiamo qui adesso il segretario cittadino di Pordenone del PD, Marco Cavallaro. Buonasera, segretario. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Sì, oggi è l'anniversario 160 anni dell'Unità d'Italia. Io vorrei ricordarlo portando due esempi, visto che siamo anche in un periodo, ahimè, non proprio felicissimo, invece con due esempi positivi proprio dell'unità, che sono due simboli. Il primo è l'immagine del nostro presidente Mattarella di un paio di giorni fa, che in coda ha aspettato il suo turno per essere vaccinato. Secondo me è un bel segnale, come dire, visto che uno Stato si fonda anche nella condivisione delle persone e nel rispetto delle regole, lui ha aspettato il suo turno ed è vaccinato. Il secondo aspetto positivo invece viene, diciamo, ogni anno sempre il presidente Mattarella dà delle onorificenze a dei ragazzi. Quest'anno sono 28 i ragazzi che sono stati insigniti dell'onorificenza, quindi saranno alfieri della Repubblica. Io voglio ricordare una persona, una ragazza di 13 anni, si chiama Silvia, è della provincia di Bergamo. La motivazione è veramente bella, secondo me, proprio da raccontare questo esempio di solidarietà e di fratellanza, perché Silvia, praticamente un suo compagno di classe, a un certo punto si è isolato per via della DAD, tra l'altro cadiamo proprio in giorni in cui i ragazzi sono costretti a seguire le lezioni da casa. Si è rinchiuso nella sua solitudine, non riusciva a seguire le lezioni. I genitori si sono ammalati di Covid, purtroppo anche il papà è scomparso, e questo ragazzo proprio si è chiuso, e lei, Silvia, portandogli ogni giorno un dono, una cosa semplicissima, una volta i pennarelli, una volta un dono, che veramente una cosa molto piccola, accompagnata da una fotografia, piano piano, ecco, questo ragazzo è tornato ad aprirsi ed è tornato a ritornare nel gruppo degli amici, ecco, della classe. Secondo me è veramente un bel segnale. In questo momento ci vogliono bisogno di simboli. Ripeto, l'Unità Nazionale, oggi proprio cade questo anniversario, si fonda anche su questi bei segnali: da una parte il rispetto delle regole e dall'altro, ecco, questo simbolo di fratellanza. Tra l'altro mi permetto anche di raccontare che questa onorificenza è dedicata ai ragazzi sotto i 18 anni e soprattutto ai ragazzi sia italiani sia quelli residenti all'estero, ma anche gli cittadini stranieri che hanno concluso con profitto 5 anni, quindi un ciclo scolastico. Quindi non solo, ecco, mi permetto di dire, visto anche, come dire, la discussione politica sul diritto al voto dei sedicenni o sullo Ius Soli, o come io preferisco chiamarlo, Ius Culture, ecco, anche a dei ragazzi che non sono italiani, ma che secondo me sarebbe anche opportuno, ecco, iniziare a ragionare per questo. Ecco, segretario, adesso chiuderei brevemente con un suo commento sul suo omologo nazionale, cioè sulla nomina di Enrico Letta segretario del Partito Democratico. Sì, allora io ho ascoltato la relazione del segretario, una relazione molto corposa, e devo dire che mi è piaciuta. Mi è piaciuta, poi ho abbastanza veramente una stima anche per Enrico Letta, per la sua serietà, e mi è piaciuta perché con me ho portato un libricino, si chiama I margini al centro di Giovanni Carrosio, è un libricino di un paio di anni fa. Devo dire che alcune parole del discorso, alcuni punti di Enrico Letta, li ho ritrovati in questo libricino che ho letto. E certo che adesso abbiamo definito, ecco, chi ci guiderà, è chiaro che dobbiamo anche tornare a discutere di alcuni temi. Mi permetto di richiamarli, perché oltre a quelli che sono stati presi, ecco, dalla destra, di cui io non mi aspettavo ovviamente... Ecco, brevemente... brevissimamente, alcuni temi, quelli della crisi ambientale, la crisi fiscale e la crisi della migrazione, che tra l'altro sono temi che sono anche molto molto concreti e locali, per cui magari altre volte avremo modo di approfondire questi tre temi. Intanto la ringrazio, ringrazio per essere stato qui con noi Marco Cavallaro, segretario del Partito Democratico di Pordenone. Grazie a voi e di nuovo buonasera.
La cronaca allora in primo piano, un uomo di 49 anni è scomparso da ieri sera, non si hanno più notizie, allora sentiamo a che punto sono le ricerche nel prossimo servizio. Le forze dell'ordine di Pasean di Prato sono alla ricerca di un uomo di 49 anni, originario di Spilimbergo, ma residente con la moglie nel paese alla periferia di Udine, che è scomparso ieri sera dalla sua abitazione. L'uomo si sarebbe allontanato in automobile, facendo poi perdere i contatti. Non vedendolo fare rientro a casa ad una certa ora, la moglie ha dato l'allarme. Le ricerche sono proseguite per tutta la mattinata di oggi, ma senza dare alcun esito. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche su tutto il territorio, anche al di fuori del comune di Pasean di Prato, da dove l'uomo è scomparso. Recupero capsule di caffè, ce ne ha parlato oggi in un'intervista l'assessore regionale Fabio Scocimarro. Allora sentiamo le sue dichiarazioni in questo progetto alquanto innovativo. Siamo i primi in Italia a portare avanti questo progetto di economia circolare con due grandi aziende a livello mondiale, la Nestlé e Lilly, in collaborazione con i gestori dei rifiuti. Andremo a riutilizzare le capsule del caffè esauste, quindi un progetto che da pilota vuole diventare un esempio in tutta Italia, perché va nel senso di quella che è il nostro mission di economia circolare. Noi 2 anni or sono, quindi molto prima del governo attuale, abbiamo nella nostra giunta messo anche fra le deleghe quella della transizione ecologica, dello sviluppo dell'economia circolare, questa nella conseguenza. Poi avremo progetti di più ampio respiro nei prossimi decenni, ma partiremo subito per anticipare di 5 anni il Green Deal europeo. Anche qui essere leader non solo in Italia ma in Europa, per diventare una regione sempre più verde e fare i compiti a casa in 4 anni invece che in 5, rispetto a quello che sarà appunto arrivare a emissioni zero nel 2050. Progetti molto ambiziosi e di lunga vision e che si chiamano appunto nipoti, proprio perché andiamo incontro a quelle che saranno le future generazioni. Primo ospite anche in Veneto, allora andiamo nella redazione con Alessio Conforti, lo vedo già in compagnia di Antonio Bertoncello, a voi la linea. Sì, grazie, con Antonio Bertoncello, consigliere comunale a Portogruaro, capitolo per fosfati, il gruppo Civici e Democratici con un'interrogazione, insomma, chiede lumi sul progetto, sul cantiere, insomma, vuole fare il punto della situazione in un tema che continua, insomma, a essere caldo per la città di Portogruaro. Ecco, in particolare quali sono le vostre perplessità, Bertoncello? Ma diciamo che l'area della Perfosfati rappresenta circa un terzo del centro storico, è una delle aree più significative del portoguarese, nel senso che l'obiettivo è quello di creare un centro di attrazione sovracomunale. È passato un po' di tempo rispetto alla gara d'appalto, i tempi stanno per scadere, i 360 giorni, non abbiamo ancora chiaro, non è ancora stato chiarito a che cosa, quali sono i lavori che si sono realizzati. Da notizie di stampa ricaviamo anche che non sono sufficienti le risorse che erano previste nel bando per la sistemazione del tetto, non conosciamo bene ancora quali sono stati gli interventi realizzati fino ad oggi, cosa ancora è necessario per poter rendere fruibile quell'area, che come dicevo prima è un'area molto importante, e vorremmo anche conoscere quali sono, voglio dire, le volontà dell'amministrazione rispetto poi all'utilizzo dell'area per fosfati. Si parlava anche in passato di un'area anche, insomma, rivitalizzata da un punto di vista culturale. Ma diciamo che E non solo. Allora, diciamo che gli interventi velocemente li posso anche elencare. Quell'area, dal momento che è stata acquisita, ci ha consentito di realizzare la rotonda di San Nicolò, ci ha consentito di realizzare la Guardia di Finanza, il commissariato, la sede della conferenza dei sindaci, il parco archeologico, il sistema dei parcheggi della metropolitana in superficie, la nuova biglietteria degli autos dell'azienda della TVO, quindi è diventata un'area. Noi a suo tempo avevamo previsto anche la realizzazione in quel posto della cittadella della sicurezza, anche per tentare di mantenere i servizi a Portogruaro, accorpando in unica sede la polizia stradale, la polizia ferroviaria e anche il commissariato.
Tutto questo però non abbiamo notizie, ma a prescindere da quello che è stato realizzato è necessario per tempo e avere idee chiare su cosa fare. Io ho letto noi abbiamo letto sul programma elettorale che quell'area, quel capannone, quel industriale poteva essere utilizzato per la sede del tribunale, per la sede culturale, per il mercato settimanale, per iniziative di Santa Cecilia. Io credo che dopo questi interventi credo che sia necessario fare anche chiarezza. Voi chiedete anche una visita all'interno del cantiere? Certamente, nel senso che vorremmo capire lo stato di avanzamento dei lavori e anche il possibile utilizzo e se è possibile utilizzarla e se tutti i lavori che sono previsti in bando mettono in sicurezza l'utilizzo del manufatto stesso. Io credo che un'opera di questo genere ha bisogno di tempi, di coinvolgimenti, di enti anche sovraordinati. Abbiamo sempre detto che quel immobile non poteva essere gestito una volta completato i lavori solamente dal Comune di Portoguaro, ma doveva essere gestito anche per far diventare un'attrazione anche regionale da anche tutti gli altri enti che potevano essere la regione, la città metropolitana, voglio dire il privato. Quanto tempo vi siete dati, o perlomeno in quanto tempo insomma prevedete anche di avere qualche informazione in più? Ma diciamo che dalle informazioni che abbiamo assunto la commissione consigliare dovrebbe essere convocata prima del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, indicativamente il Presidente del Consiglio ci ha comunicato che dovrebbe essere convocato intorno al 29 di marzo, quindi diciamo che entro il mese l'amministrazione comunale dovrebbe rispondere a tutti quei quesiti che noi abbiamo posto in termini propositivi. Bene. Nel senso che noi vorremmo nel nostro ruolo di opposizione dare il nostro contributo perché quell'investimento e quel immobile, quel capannone deve essere utilizzato al meglio possibile per far sì che diventa un'area di attrazione per tutto il Veneto orientale e non solo. Grazie ad Antonio Bertoncello per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Ecco, è con noi adesso Mattia Tirelli, consigliere comunale del gruppo Pordenone Cambia, che sostiene il sindaco Alessandro Ciriani. Buonasera Mattia. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ci faccia un po' il resoconto dell'ultimo consiglio comunale dell'altro ieri. Che temi avete trattato e con quali risultati? È sicuramente uno dei temi più rilevanti anche dal punto di vista finanziario è di immediata eseguibilità, tra virgolette, e il tema relativo alla grande rotonda che vedrà la luce il prossimo anno sulla Pontebana, che è quella che andrà a sostituire l'impianto semaforico tra via Interna e via San Daniele. Un semaforo che rallenta molto il traffico, lo spezza ed è uno dei problemi della viabilità della Pontebana. L'opera verrà finanziata con 800.000 euro, quindi siamo una cifra molto importante, quasi 1 milione di euro, ed è un'opera che sicuramente porterà una maggiore sicurezza stradale su tutta l'arteria sovracomunale, ma non solo, ridurrà l'inquinamento, perché sappiamo che le rotonde, no, a differenza dei semafori, sono più ecosostenibili, più ecocompatibili, in quanto le macchine non si fermano allo stop, non c'è l'effetto start and stop. E terza cosa è anche l'aumento del verde, perché nell'opera di realizzazione ci sarà anche la realizzazione di tutta una componente verde e anche una serie di piante che assorbono l'inquinamento, così come anche previsto dalla nuova variante generale del piano regolatore che abbiamo approvato un anno fa. Le dimensioni, questa rotonda avrà una dimensione di 50 metri di diametro. Se noi facciamo un raffronto con una rotonda che tutti i pordenonesi ai noi conoscono, che è quella di fronte all'ospedale di Pordenone, che è stata realizzata all'inizio del 2016 dalla precedente amministrazione,
a quella un diametro di 36 metri, che ha recato grandi problemi viabilistici, tanto che ne abbiamo dovuto restringere l'anello circolatorio interno per fare in modo che i camion, per esempio, passassero con più facilità. Questa opera, che vedrà, come dicevo all'inizio, la luce, meglio l'inizio dei lavori all'inizio del prossimo anno, si inserisce in un'ampia riqualificazione di tutto l'asse della Pontebbana che l'amministrazione Ciriani ha iniziato a portare avanti. Se i pordenonesi che passano per la Pontebbana vedono le rotonde che sono state realizzate da Via Prasecco, pensiamo alle intersezioni Via Prasecco, Viale della Libertà e Via Revedole, che ne abbiamo ereditato come ancora cantieri in opera, i cui tempi di realizzazione non li conoscevamo, ecco, sono state tutte realizzate e adesso sono operative. Pensiamo per esempio anche al ponte sovrappedonale sulla Pontebbana, che tanto piace ai pordenonesi, che ha rivoluzionato anche la mobilità della città sull'asse del comparto scolastico, ma non solo, sull'asse Torre-Centro. E pensiamo a più di 23 milioni di euro che questa amministrazione, assieme all'amministrazione Fedriga, è riuscita a ottenere per il nuovo ponte sul Meduna, che sarà una delle opere strategiche non solo della città, ma dell'intera provincia nei prossimi anni. Per poi possiamo andare avanti, pensiamo allo sblocco della Bretella Sud con la nuova intersezione in Pontebbana e con la nuova viabilità dell'ospedale, 2,6 milioni di euro che sempre attraverso la sinergia virtuosa tra l'amministrazione Ciriani e l'amministrazione Fedriga la città ha ottenuto e che servirà assieme a questa nuova rotonda di 50 metri di diametro per sgravare quella rotondina che fu creata nel 2016 di fronte all'ospedale. Queste sono tutte opere che porteranno a una riqualificazione sempre più importante della Pontebbana e che vedrà cambiare la Pontebbana come Pordenone è stata cambiata in questi anni dall'amministrazione Ciriani. Grazie, avevo un'altra domanda da farle, ma abbiamo sforato già la grande, quindi gliela farò la prossima volta. Va bene. Quindi grazie a Mattia Tirelli, consigliere comunale del gruppo Pordenone Cambia. Alla prossima. E alla prossima. Contagi in aumento anche in tutto il Veneto orientale. Al Covid Hospital di Jesolo riattivata una sezione di malattie infettive con ulteriori 19 posti letto. A Portogruaro, comune con più positivi, sospesi tutti i mercati settimanali. Particolari in questo servizio. Al Covid Hospital di Jesolo, punto di riferimento per la cura al virus in Veneto orientale, l'azienda sanitaria ha riattivato la sezione malattie infettive Covid-3A con 19 posti letto a cui si aggiungono gli altri 46 già attivi. Una notizia che testimonia la recrudescenza dell'andamento non solo dei contagi ma anche dei ricoveri ospedalieri saliti in questi ultimi giorni. Al momento sono 45 i malati positivi presenti nell'area malattie infettive e 8 in terapia intensiva, altre 9 sono allettati al centro servizio residenziali Stella Marina, sempre a Jesolo. Sul territorio sono più di 1.500 i contagi attuali. Il comune con maggiori positivi è Portogruaro, che ha superato le 260 unità. Il sindaco Florio Favero, con un'apposita ordinanza, ha disposto la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali. Quello degli agricoltori, che avrebbe dovuto svolgersi oggi e che non sarà presente nemmeno il 24 marzo, quindi quello del giovedì sia domani che il prossimo 25 marzo. Entrato nel suo secondo anno, il progetto di miglioramento ambientale previsto dalla legge come misura di compensazione della discarica di Cordenons, attualmente la più grande in regione, il progetto stesso seguito dall'associazione naturalistica cordenonese, si sviluppa su un'area di 15 ettari nella zona delle risorgive del Vinchiaruzzo. L'obiettivo nell'arco di 9 anni è quello di recuperare l'ambiente delle torbiere e dei boschi di Ontano Nero. Allora il servizio è a cura di Pier Giorgio Grizzo. Con l'assessore all'ambiente del comune di Cordenons, Lucia Buna. Assessore,
qual è il coinvolgimento del comune, dell'amministrazione comunale di Cordenonso in questo progetto? Oggi siamo qui proprio a dimostrare l'attività che in questi due anni è stata svolta attraverso l'associazione naturalistica e per mezzo del comune e quindi dell'amministrazione, in quanto per la costruzione della discarica che è sita nel nostro comune era necessario trovare la stessa superficie equivalente da poter, così come viene espressa dalla legge, mitigare e quindi ripristinare con un territorio simile e quindi con piante autoctone. E l'associazione naturalistica si è prestata a questa opera molto importante che verrà svolta proprio attraverso i loro associati e oggi siamo venuti in sopralluogo per vedere effettivamente a che punto sono gli stadi di lavoro. Giuseppe Brun è il presidente dell'associazione naturalistica cordenonese che ha preso in cura, diciamo, l'area interessata. Sì, l'invito dal comune a partecipare a questa iniziativa o la prima volta all'incontro con l'area ambiente per noi è stata una novità, anche pensando al lavoro che già facevamo, diciamo, per conto nostro come associazione di ripristino dei terreni in queste zone. E il problema era trovare un'area così grande. E noi l'avevamo localizzata, in effetti l'abbiamo localizzata in questa area, però non essendo sufficientemente grande, come associazione abbiamo fatto un passo più avanti, abbiamo detto portiamo un progetto che possa andare bene, mettiamo le nostre proprietà insieme con quelle che acquisisce l'era, e se il progetto va per come dovrebbe andare, il progetto si fa. E in effetti così è successo, abbiamo presentato il progetto alla regione assieme con l'era, la regione ha approvato e noi abbiamo automaticamente ampliato il nostro lavoro, diciamo, o diciamo il nostro scopo della sostanza naturalistica, che uno scopo principale della sostanza naturalistica è quello proprio di salvaguardare queste aree, questi territori, in questo caso nelle risorgive del Vincheruzzo di Cordenonso. Davide Pasuta è il progettista e il direttore dei lavori. Abbiamo iniziato nel 2020, nell'inverno, la maggior parte delle operazioni sono invernali perché si occupano dell'apertura, diciamo così, delle zone a rovo, del ripristino delle superfici boscate precedenti e dall'altra parte dello sfalcio delle torbiere, quindi di questi ambienti umidi che stiamo cercando di recuperare. Adesso abbiamo concluso la parte di riapertura di un'altra area che dobbiamo destinare ai boschi di Ontano Nero, che sarebbe la sua natura di questo tipo di ambienti, e stiamo preparando per l'impianto, aspettiamo le piogge per poi mettere a dimora delle piante che abbiamo recuperato qui sul posto e poi pian pianino procedere. Diciamo che la maggior parte delle attività sono invernali, proprio per ridurre gli impatti e aumentare anche l'efficienza delle lavorazioni, ed è un progetto che dura 9 anni, quindi dicembre 2028 è la data prevista per la chiusura di tutta l'operazione di ripristino miglioramento ambientale. Anche a San Vito al Tagliamento, come sapete, nel 2021 si vota per le amministrative e stasera avremo qui due dei tre candidati sindaco e anche una candidata al consiglio comunale. E partiamo con Federica Fogolin, che è l'attuale vice sindaco nonché candidata sindaco per il centro-sinistra e per alcune liste civiche. Buonasera vice sindaco. Buonasera. Ecco, domani ricorre il primo anniversario della commemorazione, la prima edizione della giornata nazionale di commemorazione per le vittime del Covid, e so che voi avete in programma qualcosa. Sì, abbiamo un'immagine davanti agli occhi, che è la lunga fila degli autocarri che uscivano dalla città di Bergamo con le bare, ed è un'immagine che ha fatto il giro del mondo, un'immagine emblematica. Era il 18 marzo del 2020, quel giorno si registrarono il più alto numero di vittime. Ecco perché il Parlamento ha deciso di istituire la giornata nazionale in ricordo delle vittime da coronavirus.
Noi a San Vito al Tagliamento abbiamo avuto ad oggi oltre 50 vittime, abbiamo ritenuto doveroso ricordare e commemorare le vittime, lo faremo domani alle ore 18 in diretta streaming. Sarà anche l'occasione per apporre una targa in ricordo delle vittime di questa pandemia. Ad oggi siamo a oltre 100.000 vittime, oltre 3.000 vittime in regione Friuli Venezia Giulia. Sono numeri, ma dietro a questi numeri ci sono delle persone, le loro famiglie e soprattutto anche tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, volontari che in momenti importanti e delicati della vita non si sono trovati solo a svolgere la loro professione, ma a colmare quella distanza che c'era tra la famiglia e gli ultimi momenti di vita del malato. Ecco perché questa deve essere un'occasione non solo di commemorazione, ma per sollecitare nuovamente la politica a fare delle scelte che vanno verso l'investimento delle risorse, perché vanno bene le tecnologie, ma noi dobbiamo avere le risorse, i professionisti capaci che possono gestire e adoperarsi affinché la sanità pubblica, che è un diritto sancito dalla Repubblica, sia sempre di più un benessere per la nostra comunità. Ecco, in chiusura le faccio un'altra domanda rapidissima, perché so che c'è una novità importante nella frazione di Ligugnana. Sì, l'azienda sanitaria ha ritenuto che una delle zone carenti per un medico di medicina generale fosse il territorio di San Vito al Tagliamento, in particolare nella nostra frazione più popolosa che è Ligugnana. Quindi avremo prossimamente, speriamo, un medico di medicina generale che avrà il vincolo di istituire il proprio ambulatorio nella frazione di Ligugnana. Noi siamo sicuramente molto soddisfatti, perché è un'esigenza che ci avevano posto i cittadini, alla quale è stata data una risposta, e quindi ci adopereremo anche per far sì che vengano trovati dei locali adatti perché il medico possa svolgere al meglio la sua funzione. Benissimo, grazie a Federica Fogolin, candidata sindaco del centro-sinistra a San Vito al Tagliamento, e avremo modo, credo, di rivederci ancora nel corso della campagna elettorale. Grazie mille e buonasera a tutti voi. Continuano intanto i rintracci di migranti a Udine, 11 quelli fermati nella giornata di ieri. I particolari nel prossimo servizio. Non si arrestano i rintracci di cittadini extracomunitari irregolari in provincia di Udine. Ieri 11 cittadini stranieri, di cui 7 maggiorenni e 4 minori, tutti di nazionalità bengalese e pakistana, sono stati fermati dalla polizia poco dopo le 23 nel piazzale davanti alla stazione a Udine, luogo in cui sono stati spesso individuati altri immigrati. Le 11 persone sono state portate all'ex caserma Cavarzerani di via Cividale per il triage e l'identificazione, per essere poi trasferiti nelle apposite strutture per il periodo di quarantena previsto dall'iter. Ecco, allora parliamo un po' di qualcosa di un po' più leggero. Dopo tanto Covid parliamo anche di sport, e siamo qui con Mauro Tavella, perché si approssima il weekend dell'Italian Bahia, che l'Italian Bahia di marzo, che è una tappa del campionato italiano rally cross country. Mauro Tavella, che è fin dall'origine, quindi dagli albori, dal 1993, il patron dell'Italian Bahia. Buonasera Mauro. Buonasera a voi, ben ritrovati. Allora, niente, ci delinei un po' i contorni di questo Italian Bahia di marzo, cioè i percorsi, quanti partecipanti e via di questo passo. Allora, i percorsi sono percorsi nuovi. Abbiamo svelato sabato il percorso ad Aviano, perché per la prima volta facciamo questo percorso prettamente realistico. L'abbiamo tenuto nascosto proprio illudendo i ragazzi, i piloti, dicendo loro, facendo credere loro che saremmo andati nel Tagliamento, a Valvasone, a San Giorgio, in quella zona lì, in modo che andassero a provare quella zona lì, e poi dopo di punto in bianco abbiamo spiattellato un percorso completamente nuovo. Fatto apposta,
in accordo con la federazione, con gli enti locali, sia con i sindaci che con la prefettura, proprio perché non volevamo che andassero a fare prove, a fare tutti quei test che abitualmente ormai diversi piloti hanno questa pessima abitudine. E ti dirò che siamo molto soddisfatti per il successo, perché partire con un campionato italiano dopo un anno di pandemia, l'anno scorso il campionato è iniziato con 11 macchine alla partenza, noi ne abbiamo 45, io ho il presidente della commissione che verrà su alla gara, che sta facendo le capriole, perché tanti iscritti così non ce ne sono mai stati in una gara di campionato italiano. Considera fra l'altro che il Covid ha tenuto a casa tra materiale non consegnato e piloti positivi, perché ci sono in questo momento 5 piloti del campionato che sono ancora positivi, noi abbiamo un potenziale di 60 automobili. Questo campionato quest'anno piace molto, tanto, quindi siamo molto soddisfatti. Ecco, e tra l'altro poi a settembre c'è in programma anche l'altro Bahia, che sarà valido come tappa della Coppa del Mondo. Sì. Infatti, e lì dove correrete? Su quali lì ritorneremo al percorso tradizionale, quindi utilizzeremo da Zoppola, andremo su fino a Spilimbergo, poi scenderemo sul Tagliamento, faremo magari sponda destra e sponda sinistra. Quindi si torna nei magredi, nelle aree golenari, nei percorsi tradizionali, certo. Poi che strade utilizzeremo, vedremo cosa ci sarà. Noi cerchiamo di utilizzare piste esistenti e cerchiamo di andare poco dentro il Tagliamento, a meno che dentro proprio il Greto non ci siano stradoni larghi, quelli delle camionabili, perché cerchiamo un po' di favorire anche le vetture, quelle tipo quella che vediamo adesso, tipo le vetture fuoristrada, perché i side by side, che sono una novità, eccoli qua che li vedete, questi sono tremendi, perché questi qua hanno un rapporto potenza-peso decisamente più vantaggioso per loro e mettono in difficoltà le macchine, quelle che come questa mini qua. Quindi sarà una bella battaglia anche a settembre, ancora di più perché dopo ci saranno i macchinoni, ci saranno i piloti ufficiali, quelli delle case, la mini, la Toyota, c'è tanta carne al fuoco e siamo molto contenti. E cercherete anche ovviamente di essere meno impattanti possibili con l'ambiente, giusto? Questa è non sempre lo siamo, la solita vexata. Ma ci sta, ma io intanto ringrazio tantissimo queste due persone che si sono adoperate nei giornali per darci visibilità, perché ci danno tanta visibilità. Però voglio dire, mi pare che uno addirittura sia anche candidato a sindaco, voglio dire a questo signore, mi pare di Cordenons, guarda che porta sfiga fare campagna elettorale contro il Bahia, perché poi si perde e non vinci, non diventi sindaco. Utilizzate altri sistemi, perché andare contro i mulini a vento, raccontare quelle cose che io non ho commentato, perché infatti ci hanno pensato altri, no, sono frasi senza senso. Quindi, però grazie, perché noi abbiamo spazi pubblicitari che arrivano gratuitamente, abbiamo visibilità sui giornali, si parla e noi siamo contenti e la gente sa quanto peso ha quello che viene scritto. Chiudiamo. E noi rispettiamo l'ambiente, perché io sono molto ambientalista, sono molto più ambientalista. A queste persone bisogna chiedere se la casa è in classe C, classe D o classe A, come ce l'ho io, se le macchine, queste macchine che corrono, che sono tutte quante Euro 5, Euro 6, che inquinamento fanno? E questi signori che macchine hanno? Esatto. Va bene, avevamo una chicca su Mauro Tavella, però magari la tireremo fuori dal cilindro, magari quando tornerà a trovarci per il martedì, mercoledì vengo qua. Benissimo. Finita la gara, se non c'è consiglio comunale, voi che sapete. No, non c'è consiglio comunale lunedì. L'ho appena fatto, quindi... Sì. Martedì o mercoledì sono qua da voi. Benissimo, l'aspettiamo più che volentieri. Così vediamo sta chicca che devo... Anch'io c'ho qualcosina qua da tirar fuori. Ma la facciamo martedì. I scheletri dall'armadio, dai. No, scheletri no. Grazie a voi, un saluto al cavaliere. Patron dell'Italian Bahia. Parliamo di ambiente, allora, discarica abusiva nel Veneziano, scoperti 30.000 metri cubi di rifiuti particolari in questo servizio. Una discarica abusiva all'interno della quale sono stati trovati 30.000 metri cubi di rifiuti, pericolosi e non. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia Costiera di Venezia nel corso di un'attività d'indagine eseguita nei giorni scorsi all'interno di una rimessa nautica di 10.000 metri quadrati situata sulla gronda lagunare.
I militari si sono trovati davanti a una quantità industriale di materiale conferito scorrettamente in spregio a qualsiasi normativa ambientale. I rifiuti nei prossimi giorni verranno separati con la determinazione precisa del materiale. La Procura di Venezia, relazionata in merito alle verifiche condotte, ha convalidato il sequestro e aperto un fascicolo. L'operazione si aggiunge ad altre simili che nei mesi appena trascorsi sono state eseguite sia a Venezia che nell'Interland veneziano e trevigiano e che hanno condotto la Guardia Costiera al sequestro di circa 500 tonnellate di rifiuti e di aree per complessivi 23.000 metri quadri. Torniamo a San Vito e questa volta dopo il candidato sindaco in continuità con l'amministrazione uscente, siamo con Valerio Delle Fratte, quindi dal defender al challenger, per usare una terminologia da Coppa America. E Valerio Delle Fratte, che è il candidato del centrodestra e della sua lista civica che si chiama Amo San Vito. Allora, dottor Delle Fratte, cosa state facendo per far conoscere il vostro programma elettorale? Beh, buonasera a tutti. Come tutti sanno, la campagna elettorale si è allungata di qualche mese. Questo naturalmente non fa piacere, soprattutto per chi come noi era pronto e volenteroso di andare al voto a fine maggio. Purtroppo così non sarà, quindi dobbiamo tenere duro ancora alcuni mesi e abbiamo pensato, così come avevamo fatto in precedenza, degli appuntamenti per poter incontrare, parlare, dialogare con gli elettori, con anche quelli che non sono ancora nostri elettori, ma persone che sono interessate a conoscere il nostro programma e quello che vogliamo fare per San Vito nei prossimi anni. Abbiamo creato degli appuntamenti il martedì sera dalle 8.30 alle 20.30, c'è una diretta live di circa una mezz'ora in cui affrontiamo dei temi di attualità e anche alcuni punti del programma che vogliamo appunto sviluppare in questi mesi che ci separano dalle elezioni con i nostri, con coloro che ci seguiranno. Quindi il canale YouTube Uniti per il Futuro di San Vito, basta loggarsi e poter anche dialogare con noi, intervenire in diretta con me. E naturalmente all'interno di questi spazi nel prossimo futuro creeremo degli appuntamenti anche con delle persone che fanno parte delle liste che sostengono la mia candidatura a sindaco e affronteremo con loro dei programmi, degli appuntamenti specifici, dei temi specifici che sono sicuro riscontreranno il favore di chi ci ascolta. Naturalmente in tutto questo abbiamo provveduto a fare una campagna anche con dei manifesti, perché purtroppo non ci si può incontrare in luoghi pubblici con le persone, per cui abbiamo creato dei manifesti in cui abbiamo voluto esplicitare più che la mia faccia, perché è giusto, naturalmente io non mi tiro mai indietro, quindi sono una persona pubblica, svolgo la mia attività anche lavorativa a San Vito, quindi sono piuttosto già conosciuto. Abbiamo voluto invece puntare sul messaggio che vogliamo dare alle persone e ai nostri concittadini sanvitesi. E l'abbiamo fatto già con due appuntamenti, con due uscite di manifesti sul territorio e naturalmente nei prossimi mesi contiamo di farlo anche in altro modo e anche con altre uscite e con altri messaggi, perché l'importante per noi non è solo metterci la faccia, ma è anche dare un messaggio e dire qualcosa alle persone, perché a volte dietro le facce ci sono anche facce di bronzo, quindi è bene distinguere chi porta avanti un messaggio e chi invece ci mette semplicemente l'immagine e niente più, e dietro poi non c'è niente. Allora, oltre a questo, naturalmente io mi auguro che al più presto sia possibile, visto che le elezioni sono state spostate a causa del Covid, mi auguro che sia più presto possibile sia consentito di fare anche dei dibattiti pubblici, perché io credo che sia fondamentale che le persone che vogliano intervenire possano ascoltare dalla viva voce dei candidati e non solo attraverso quello che viene fatto e quello che viene speso con i soldi pubblici per fare magari un po' di propaganda. E io credo che sia necessario appunto che le persone possano ascoltare dalla viva voce dei protagonisti quello che è il loro programma e quelle che sono anche le loro ricette, anche in contraddittorio con le persone, con gli altri candidati. Quindi questo è fondamentale. Io spero che nel prossimo futuro e non troppo in là sia possibile appunto creare degli eventi, come è sempre stato
a San Vito e in tutti i posti del mondo, insomma, in cui si vota, fare dei comizi, i cosiddetti comizi, e fare degli incontri specifici, tematici, per affrontare i vari problemi. Speriamo che dopo l'estate si possa fare appunto qualche evento in presenza, ecco. Certo. Grazie a Valerio Delle Fratte, candidato grazie sindaco del centrodestra a San Vito al Tagliamento, e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie a lei, a presto. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di cronaca. Fuga d'amore che si è conclusa nella caserma della polizia per due minorenni veneti scappati in Friuli. Hanno dormito in un cantiere edile. I particolari in questo servizio. Si è conclusa in modo molto poco romantico e con patemi d'animo indescrivibili per i parenti dei due ragazzini di 14 anni lei e 15 lui, veneti entrambi, protagonisti di una fuga d'amore. Sono scappati di casa lunedì scorso e a bordo di un treno sono giunti a Udine per vivere liberamente il loro innamoramento. Hanno trascorso un'intera notte fuori casa in un cantiere della città prima di essere rintracciati dagli agenti della polizia locale. Ieri mattina, dopo la notte di fortuna, sono saliti su un autobus e hanno raggiunto la periferia di Feletto Umberto, dove sono stati notati da alcuni residenti che hanno avvisato le forze dell'ordine. Arrivati sul posto, gli agenti hanno portato i due minori in caserma. Lui aveva la carta d'identità e la ragazza invece ne era sprovvista. Gli agenti, dopo aver informato il tribunale dei minori, hanno contattato i carabinieri che già la sera prima avevano ricevuto una denuncia di scomparsa da parte dei genitori. In breve tempo le famiglie sono state contattate e hanno potuto così raggiungere i rispettivi figli. Ecco, e adesso abbiamo un ospite giovanissimo, Silvia Pasqual, anche lei è qui per le amministrative di San Vito al Tagliamento. Silvia Pasqual, che rappresenta la lista Vivere San Vito, la quale lista sembra credere molto proprio nella linea verde, perché oltre a Silvia c'è un altro ragazzo del 99. Esatto. Ecco, ragazzi del 99 che, come i loro coetanei di 100 anni fa che fecero la battaglia del Piave, dimostrano molta grinta e molto coraggio. Ecco, la prima domanda è una domanda d'obbligo, Silvia. Cioè, cosa spinge una ragazza così giovane e già impegnata così nel lavoro come sei tu? Ti do del tu, proprio data la giovanissima età. Cosa ti ha spinto a entrare nella lizza della politica, insomma? Beh, sicuramente... appoggia Alberto Bernava, lei, come si appoggia, lista che appoggia Alberto Bernava, certo. Beh, sicuramente il bisogno di espormi per sostenere i miei concittadini e cercare di dare voce ai loro bisogni e alle loro esigenze. E anche perché sono una persona molto empatica e sento sempre il bisogno di aiutare le altre persone. Ho scelto di entrare a far parte di Vivere San Vito perché, essendo una lista civica, credo che riesca ad assomigliare al meglio alla composizione eterogenea della popolazione, essendo che appunto è composta da tante persone di vari orientamenti politici. Ecco, immagino che ti interesserai di politiche giovanili fondamentalmente. Hai già individuato gli obiettivi e le direttrici sulle quali ti muoverai? Sì, io cercherò di dare voce ai giovani, vorrei essere la loro portavoce e cercare di appunto far emergere le loro esigenze. E mi batterò molto per far sì che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro, dopo gli studi ovviamente, e anche per dare loro dei servizi che siano efficienti, trasporti pubblici, e il miglioramento degli edifici scolastici, del sistema scolastico se si può, e, gruppi di studio, dare nuovo spazio a gruppi musicali e soprattutto lo sport, che sappiamo tutti che fa benissimo e serve molto per formare i ragazzi. Bene, poi magari nei prossimi appuntamenti magari scenderemo anche nei dettagli punto per punto, sì, di questi programmi. Ecco, ma proprio sul tema delle politiche giovanili, secondo te l'amministrazione uscente come ha operato? C'è qualcosa che dovete rimproverargli? Bella domanda. Io non mi sento sinceramente di criticare l'operato dell'amministrazione uscente, perché finché non avrò modo di poter dimostrare che si può fare di più, non voglio assolutamente criticarli.
Bene, il fair play innanzitutto. Quindi grazie a Silvia Pasquale, candidata al Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento per Vivere San Vito, e grazie per essere stata con noi e ci vedremo nel corso della campagna elettorale. Grazie. Continuiamo allora con gli spazi informativi. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato in stato di libertà la Procura della Repubblica di Trieste. Sette ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tra cui uno di origini marocchine ed uno di origini albanesi, residente a Sacile e a Canevo. Allora vediamo il perché sono stati di fatto denunciati. Il servizio. Nel tardo pomeriggio del 4 marzo i carabinieri intervenivano a Sacile in via Campo Marzio a seguito della segnalazione di un cittadino che da tempo notava un gruppo di ragazzi travisati con felpe, cappucce e mascherine introdursi nei garage condominiali. Venivano così bloccati alcuni ragazzi che nel tentativo di dileguarsi abbandonavano zainetti e bottiglie di superalcolici. Le indagini permettevano in breve di ricostruire la dinamica degli eventi, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza comunali, e di individuare tutti gli appartenenti al gruppo di ladri di superalcolici. Le bottiglie erano state sottratte all'interno di un magazzino di un pubblico esercizio poco distante, ove gli stessi si introducevano approfittando della temporanea apertura dei garage condominiali. I ragazzi, in presenza dei genitori, convocati in caserma, confermavano che da tempo si introducevano nel magazzino, che avevano scoperto giocando a nascondino o radunandosi per fumare. Complessivamente si erano impossessati di oltre una trentina di bottiglie di superalcolici, alcune vendute nel frattempo a coetanei, altre nascoste. I carabinieri recuperavano e restituivano agli aventi diritto oltre la metà della rifurtiva. Per i giovani è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria minorile per concorso in furto aggravato. Andiamo allora con l'ospite, no Pier Giorgio? Sì, allora abbiamo l'assessore al turismo del comune di Sacile, Roberta Lotto, con il quale parleremo ovviamente del Giro d'Italia che si approssima. Giro d'Italia che partirà da Sacile lunedì 24 maggio. Quindi partenza da Sacile, dalla tappa Sacile-Cortina d'Ampezzo. Sì. E il Giro d'Italia è forse l'evento sportivo nel nostro paese che offre la miglior vetrina in quanto a promozione di un territorio, no? Sì. E quindi penso che anche Sacile intanto inizierà a colorarsi di rosa già dai primi di maggio, ma poi penso che stiate predisponendo un programma di eventi collaterali. Sì, chiaro, come dicevi, intanto buonasera a tutti. Come dicevi, è un grande evento, oltre che sportivo, racconta le bellezze, racconta al mondo le bellezze dell'Italia. Tra l'altro, l'ultimo anno ha un grande seguito anche sulle piattaforme social, no? Perché c'è stato un aumento esponenziale dell'uso dei social, quindi ci raccontavano proprio che ha una grande, grande visibilità, ma si parla di numeri stratosferici. Quindi chiaramente Sacile, tra l'altro Sacile credo sia la prima volta che accoglie una tappa in partenza, e quindi ha una grande responsabilità e una grande opportunità, perché copre tutti. Sarebbe da dire era anche ora, visto che era anche ora. Sacile è una grande la città, la patria di Giovanni Micheletto, insomma, esatto, un grande, esatto. del ciclismo eroico, esatto. Quindi è una grande opportunità e una grande responsabilità. Ovvio che purtroppo abbiamo i tempi molto stretti, perché l'ufficialità l'abbiamo avuta non tanti giorni fa, quindi dobbiamo correre. Siamo in una situazione pandemica che tutti sappiamo, quindi le difficoltà è un impegno. Ci stiamo muovendo naturalmente per allestire la città di rosa, adesso vediamo come e in che modo, con illuminazioni, con proiezioni, ovviamente con allestimenti. E poi tutti gli eventi collaterali. Eventi collaterali che dipendono ovviamente da come andrà la pandemia. Saranno legati al territorio, ci teniamo a dare spazio alle associazioni locali, a dare spazio agli esercenti, a coinvolgere gli esercenti, le attività produttive, le associazioni, quindi ci saranno eventi sportivi, eventi culturali, eventi turistici,
due eventi dedicati proprio ai nostri grandi ciclisti, ai grandi campioni. Uno è Micheletto, ci sarà un reading teatrale dedicato proprio alla storia del Micheletto, di Micheletto, e un evento dedicato al nostro grande campione scomparso non tanti anni fa, che è Denis Zanette. Ecco, per Dani Zanette pensiamo di organizzare un incontro con Marco Bastonesi, con il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Bastonesi, coinvolgendo i suoi vecchi compagni, i suoi compagni di squadra, tipo un Biagio Conte, per dire. Oltre a quello ci sono tanti altri eventi che magari adesso sono in bozza, poi magari avremo occasione di raccontarli quando ci saranno delle date. Manca un mese e mezzo, quindi. Sì, insomma, sì, li abbiamo già su bozza, però insomma dobbiamo ancora definirli e segnarli. Ecco, sarà ovviamente un giro a porte chiuse, nel senso che non ci sarà, tra virgolette, a porte chiuse, nel senso che non ci sarà pubblico sulle strade. E il villaggio ospitalità, il villaggio della partenza, dove sarà collocato? E Corte poi, Palazzo Ragazzi, il villaggio di partenza sì, è al palazzetto. Ecco, e immagino che ci saranno poi anche dei protocolli piuttosto rigidi per regolamentare l'accesso. Infatti vi invito magari di incontrare l'assessore allo sport e il nostro comandante per farvi raccontare di come andrà. Li inviteremo senz'altro. Ecco, poi magari noi ci risentiremo. Benissimo, intanto grazie a Roberta Lott, grazie a voi e buonasera a tutti. Al turismo del comune di Sacile, e arrivederci con lei e con gli altri colleghi della giunta. Certamente. Prossimamente. Grazie ancora. Calzature irregolari made in India, la Guardia di Finanza sequestra 12.000 paia di scarpe. I particolari contenuti in questo prossimo servizio. 12.000 paia di scarpe per un valore commerciale di circa 1 milione di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza durante un controllo avvenuto a Milano. I Baschi Verdi hanno intercettato un camion carico di calzature già in scatola e pronte per la vendita. Peccato che fossero prive delle indicazioni relative al luogo di produzione, così come previsto dalla normativa. Le indagini hanno permesso di far risalire al paese di realizzazione del prodotto, ossia l'India. La merce, dopo l'assolvimento delle procedure doganali all'aeroporto Marco Polo di Venezia, era destinata a un'azienda della città metropolitana lagunare, da dove poi sarebbe stata immessa in commercio su tutto il territorio dell'Unione Europea. L'intervento dei finanzieri presso il deposito dell'importatore ha consentito il rinvenimento di ulteriori calzature dello stesso tipo, da poco arrivate in Italia con le stesse modalità, tutte però senza l'indicazione del luogo di fabbricazione. Sulle confezioni di una parte della merce erano riprodotti evidenti richiami all'Italia e alla città di Venezia, tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa l'origine nazionale del materiale. L'importatore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per la successiva erogazione delle previste sanzioni amministrative. Le scarpe invece sono finite tutte sotto sequestro. Ultimo ospite della serata, last but not least, come si usa dire, e siamo con Stefano Della Flora, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Fontana Fredda. Buonasera Stefano. Buonasera a voi e buonasera a casa. Ecco, anche voi avete celebrato il Consiglio Comunale, credo lunedì, l'altro ieri. Ecco. Sì, lunedì. Tra l'altro è stato un insolito Consiglio Comunale, non in presenza, ma tenutosi online e poi anche trasmesso, se non sbaglio, su quali piattaforme. Ci racconti un po' com'è andata? Sì, beh, diciamo che ormai da un periodo i consigli comunali non sono più in presenza e di conseguenza, essendo per legge pubblici, di conseguenza l'amministrazione ha dovuto provvedere a creare un canale YouTube nel quale appunto vengono trasmessi in diretta i consigli comunali per diciamo garantire la pubblicità del consiglio comunale. Ecco. Per chi segue insomma il Movimento 5 Stelle da anni sa che una delle nostre battaglie storiche è proprio quella di portare online i consigli comunali per fare in modo di ampliare la platea, di dare comodità alle persone, visto che uno degli aspetti negativi è che solitamente durante un consiglio comunale c'è pochissimo pubblico, no? E questo
questo serve per ampliare diciamo, la partecipazione, che è fondamentale. In questo caso i numeri, dopo qualche consiglio comunale, i numeri di visualizzazioni e di persone presenti al consiglio comunale stanno man mano crescendo, e addirittura le visualizzazioni, che per Fontana Fredda sono numeri importanti, hanno passato le 100 visualizzazioni. Allora, questo è, voglio dire, uno degli aspetti positivi della pandemia, anche se a furia di fare mozioni noi eravamo riusciti anche a farcele approvare le mozioni per portare poi online i consigli comunali, ma a dire la verità fino a oggi o fino a ieri non si era riusciti ancora ad avere questo servizio. Ecco, uno degli aspetti, se vogliamo, della pandemia è che finalmente si è passati al consiglio comunale in diretta, che è anche una peculiarità, perché se un cittadino vuole seguire il consiglio comunale all'ordine del giorno e magari è interessato a un punto, non serve che stia magari 3 ore o 4 ore a seguire un consiglio comunale, ma semplicemente con il cursore può andare ad ascoltarsi la parte del consiglio comunale che magari è strettamente collegata con le sue esigenze di quel momento, non so, una variazione urbanistica, qualsiasi esigenza possa avere il cittadino, ce l'ha lì e soprattutto ce l'ha quando vuole, perché poi ovviamente rimane il consiglio comunale diviso per date nella pagina YouTube, in qualsiasi momento è visitabile, no? Quindi questo è un passo in avanti, e credo che sarà difficile poi tornare indietro su questo aspetto, perché se poi i numeri andranno a giustificare il tutto, io credo che l'amministrazione di Fontana Fredda, visto anche le mozioni approvate in passato, si adeguerà, come Pordenone o come tanti altri comuni, ad avere questo servizio per i cittadini. Sì, quindi in questo caso viene quasi da dire che non tutti i mali vengono per nuocere, perché questa situazione di crisi ha potuto in qualche modo dare là a un modo che si spera possa continuare anche in futuro. Il fatto che i cittadini poi possano andare nella piattaforma per rivedersi i consigli comunali. Assolutamente, assolutamente sì. Chiaramente preferivamo non avere la pandemia, quello, e magari aspettare qualcosina per avere i consigli online, però sicuramente questo è uno dei lati positivi, che voglio dire, l'esigenza ha fatto sì che andasse avanti un percorso di, ripeto, è proprio un servizio al cittadino, perché ormai viviamo nell'era digitale e entrare nel sito del comune, avere il canale YouTube e andare a vedersi qualsiasi consiglio comunale per andare a capire una cosa, penso che sia, tra l'altro lo dovrebbero secondo me mettere come regola certa, come la pubblicità, no? Che basta che ci sia una sala dove poter andare a vedere un consiglio comunale, io farei inserire che la pubblicità deve essere anche online e registrata, in modo tale che chiunque in qualsiasi momento può andare a vedersi lo storico dei consigli comunali. Bene, grazie a Stefano Della Flora, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Fontana Fredda, grazie per essere stato con noi. Grazie, arrivederci. Io non solo ringrazio l'amico Stefano Della Flora, ringrazio anche questo nuovo compagno di avventura, il giornalista, il collega Pier Giorgio Grizzo. Torneremo assieme anche domani sera. Vi lascio, grazie ovviamente Pier Giorgio, è stato un piacere condurre con te il telegiornale. Vi lascio con l'ospite in Veneto in compagnia di Alessio Conforti a seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario, poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi. Grazie con Daniele Minotto dell'Associazione Veneziana Albergatori, perché si parla insomma di città d'arte, si parla di questo protocollo tra Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e Nardella, collega di Firenze, per insomma prendere in considerazione con forza queste realtà che tanto stanno soffrendo. Ecco Minotto, che cosa ne pensa come insomma rappresentante delle categorie alberghiere? Il protocollo che hanno stilato i due sindaci ci vede perfettamente allineati e disponibili a dare tutto il supporto affinché queste richieste, queste rivendicazioni legittime, a nostro avviso, vengano rispettate e proposte al governo. Le città d'arte sono sicuramente il principale investimento che dovranno fare dal punto di vista di marketing, sarà il primo richiamo per i turisti mondiali quando ci sarà la ripartenza. In questo momento servono degli aiuti che permettano di sostenere un momento difficile, un momento che ormai è diventato di oltre un anno, per Venezia è iniziato molto prima, è iniziato nel 2019 con l'acqua alta, e quindi è necessario che ci sia un supporto se non vogliamo andare a perdere quello che è il tessuto imprenditoriale
tipicamente italiano dell'hotellerie. Ecco, poi c'è anche il tema delle realtà e anche degli alberghi in forte difficoltà. Lei citava l'autunno del 2019, l'Acqua Granda di quel novembre, e da lì in poi è iniziato, insomma, tutto il percorso che ben conosciamo. E il rischio, insomma, che queste grosse realtà un tempo, ma anche quelle più piccole, vengano magari acquistate da capitali esteri che magari, insomma, poi tolgano la venezianità di tante strutture. La nostra preoccupazione è sicuramente la volontà che resta un'imprenditorialità autoctona, quella è sicuramente importante, perché resta tutto quanto come patrimonio della città e del territorio. Poi in subordine giustamente ci saranno investitori stranieri e noi non possiamo osteggiarli, l'importante è che vengano seguendo le nostre regole, la nostra fiscalità, i nostri modelli organizzativi, cioè che non ci sia una concorrenza sleale data da capitali che non possano essere cristallini della loro provenienza. Quindi non è solo una questione di esteri, è anche interna al nostro paese, perché come sentiamo molto spesso anche i rapporti della DIA ci segnalano che ci sono intere filiere che vengono aggredite da forme malavitose e nazionali. Quindi a questo punto l'importante è che chi viene nelle nostre città venga per fare correttamente il lavoro, seguendo le regole, seguendo quelle che sono un arricchimento complessivo del territorio. C'è anche un po' un rischio che alcune realtà possano essere magari vendute a prezzi di mercato nettamente inferiori rispetto a qualche anno fa, anche a causa della situazione attuale. Quello è molto probabile in base al persistere della situazione pandemica. Anche un po' una regola di mercato generale questa, no? Sicuramente è probabile. Noi abbiamo registrato un'imprenditoria forte che sta investendo nelle proprie aziende e le sta autofinanziando. In questo momento, dopo più di un anno, serve che anche l'istituzione se ne faccia carico per dargli un supporto. Così riusciamo a mantenerle. Dopo è ovvio che comunque parliamo di aziende che costano milioni di euro e magari una persona, magari avanti anche con gli anni, possa decidere a un certo punto di dire volevo finire tra qualche anno ma rifinisco un pochino prima, e magari accontentandosi di un pochino meno. Poi le regole del mercato, come giustamente citava, ci sono. In questo momento non c'è ancora una fase di sciacallaggio nei confronti della nostra città. Meno male questo. Ovviamente in chiusura, un ministro come Garavaglia dedicato interamente al turismo, quali sono le richieste che fa come, insomma, anche rappresentante degli albergatori veneziani? Sicuramente come imprenditori quello che vogliamo è il fatto di avere delle regole chiare di ripartenza, cioè dei tempi certi nei quali ci deve prendere e far carico, perché proprio il ministro del turismo, fortunatamente questo governo ha voluto investire dedicando una figura di rilievo al nostro comparto, perché noi facciamo ripartire tutta una serie di filiere che sono collegate al nostro mondo. Deve esserci una campagna vaccinale, devono esserci delle regole sulle vaccinazioni, non si può lasciare al caso aspettare che si arrivi a fare delle normative, bisognerà che ci sia un impegno di tutti noi, parti sociali, a sostegno, per, assieme anche ai colleghi del sindacato, proprio per fare in modo che ci siano un impegno chiaro, cioè se si vuole lavorare in questo settore, perché la differenza la farà la certezza di essere in un ambiente salubre, cioè un ospite non viene se sa che può rischiare, e quindi anche una sensibilizzazione verso i dipendenti, dove ci sta la libertà di scelta sanitaria sul vaccino, però forse a quel punto devono iniziare a ragionare in altri settori, nel nostro non è possibile. Grazie a Daniele Minotto, con lui chiudiamo questa prima parte, grazie per essere stato con noi. Appunto, linea subito al meteo, dopo il break pubblicitario l'informazione continua, prima Udine e poi si torna qui nel Veneto, restate con noi. Buona serata e ben ritrovati. Condizioni di variabilità oggi sulla regione, ci sono stati anche dei rovesci con delle nevicate localmente dovute all'aria fredda in quota. Continuerà anche domani a esserci aria fredda in quota, correnti da nord, quindi un po' di variabilità soprattutto nel pomeriggio con la possibilità di locali rovesci. Le temperature rimarranno più o meno stazionarie su questi valori. Tempo migliore poi in prospettiva per la giornata di venerdì e anche sabato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, tornerà a soffiare bora sulla costa, soprattutto sabato e domenica ci sarà ancora quindi un'occasione per avere temperature più basse della norma nei prossimi giorni, più diciamo situazione da fine inverno piuttosto che da inizio primavera. Buona serata a tutti.
Ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo subito questa nuova edizione del telegiornale con la cronaca. Sono stati trovati fuori dal loro comune all'interno di un bar. Subito le multe per le disposizioni anti-Covid. Ce ne parla Monica Bertarelli. Si trovavano fuori dal loro comune di residenza, nonostante il divieto, e consumavano tranquillamente delle bevande in un locale che sarebbe dovuto essere chiuso. E quanto è stato constatato ieri dalle forze dell'ordine, che hanno così multato sia i due avventori che il titolare del locale Eno Bar di Piazza Repubblica nel centro di Ruda. L'intervento dei carabinieri di Fiumicello ha fatto seguito alla segnalazione giunta da parte di alcuni residenti attorno alle 18:30. All'esterno del locale c'erano le quattro persone che stavano consumando alcune bevande, il titolare e anche quattro avventori, due dei quali si trovavano anche fuori dal proprio comune di residenza, sono stati multati. Immediata anche la reazione del sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, che invitando i cittadini al rispetto delle regole ha dichiarato: è un momento particolarmente difficile per tutti, non dobbiamo abbassare la guardia, solo rispettando le normative potremo uscire dal tunnel. A Trieste un gesto eroico si potrebbe definire: una 65enne minacciava di buttarsi da una finestra ma è stata salvata da un vicino di casa. I dettagli nel servizio. Poteva trasformarsi in una tragedia quanto stava per accadere lunedì sera in via Lorenzetti a Trieste. Il protagonista di questa storia si chiama Luca Russo, 21 anni e di mestiere fa il corriere. Erano quasi le 21 quando il giovane, rientrato da una giornata di lavoro, era seduto a tavola e ha sentito delle urla provenire dalla strada. Uscito dalla sua abitazione per capire cosa stesse succedendo, il 21enne ha visto una donna che si era affacciata dalla finestra di un palazzo nelle vicinanze. Sul posto era già intervenuta la polizia. La donna, di 65 anni, minacciava di buttarsi dalla finestra del primo piano. Il giovane non ci ha pensato due volte, dopo aver parlato con gli agenti si è arrampicato su una grondaia e ha raggiunto l'appartamento della vicina. Una volta entrato nell'appartamento dalla finestra, la donna, che condivide l'appartamento con la madre di 82 anni, ha cercato prima di colpirlo con una stampella e in seguito per lo spavento si è procurata un coltello da cucina. Il 21enne è riuscito a difendersi e disarmare la donna, permettendo così alle forze di polizia di intervenire. La donna è stata calmata e accompagnata in ospedale. Un atto eroico, quello del giovane corriere, che è stato anche ringraziato pubblicamente dalle forze di polizia per il suo gesto. Una giovane coppia è stata denunciata ai carabinieri dopo che aveva provato a truffare un anziano sessantenne con 50.000 euro per l'acquisto di un camper usato. I carabinieri della dipendente sezione operativa con il coordinamento della Procura della Repubblica di Udine hanno deferito in stato di libertà nel mese di febbraio scorso i responsabili di una truffa. L'arresto è arrivato al termine di una mirata e complessa attività investigativa avviata dopo una truffa registrata in un comune dell'Interland udinese. La vittima, un sessantenne originario della provincia di Padova, era stata raggirata con una truffa ben architettata da una coppia di malviventi per la compravendita di un camper usato su una piattaforma online specializzata. I malviventi, dopo aver attirato il malcapitato in un'abitazione e aver ricevuto da quest'ultimo la somma di 50.000 euro in contanti, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della sezione operativa di Udine, dopo un'accurata attività investigativa, sono riusciti a risalire i responsabili attraverso una loro individuazione fotografica e hanno dato esecuzione a due perquisizioni domiciliari delegate dall'autorità giudiziaria. Si tratta di due coniugi di etnia rom, di 25 anni lui e 28 lei, entrambi pregiudicati. L'attività investigativa ha consentito di identificare con certezza come autori della truffa in concorso tra loro i due giovani, permettendo ai militari di rinvenire nel corso delle perquisizioni il telefono cellulare utilizzato per contattare la vittima. Sono stati trovati anche 4 milioni di euro in banconote false, una somma che avrebbe potuto essere utilizzata per commettere ulteriori reati. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia all'interno di un importantissimo progetto ambientale. Sentiamo le parole dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scocimarro.
Assessore Scocciparro, la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata nell'economia circolare. Quello di oggi, il protocollo firmato, è il primo atto di un esempio di questo obiettivo. Certo, un esempio, siamo i primi in Italia a portare avanti questo progetto di economia circolare con due grandi aziende a livello mondiale, la Nestlé e Lilly, in collaborazione con i gestori dei rifiuti, andremo a riutilizzare le capsule del caffè esauste. Quindi un progetto che da pilota vuole diventare un esempio in tutta Italia, perché va nel senso di quella che è il nostro mission di economia circolare. Noi 2 anni or sono, quindi molto prima del governo attuale, abbiamo nella nostra giunta è messo anche il fra le deleghe quella della transizione ecologica, dello sviluppo dell'economia circolare, questa ne è una conseguenza. Poi avremo progetti di più ampio respiro nei prossimi decenni, ma partiremo subito per anticipare di 5 anni il Green Deal europeo. Anche qui essere leader non solo in Italia ma in Europa, per diventare la regione sempre più verde e fare i compiti a casa in 4 anni invece che in 5, rispetto a quello che sarà appunto arrivare a emissioni zero nel 2050. Progetti molto ambiziosi e di lunga vision e che si chiamano appunto nipoti, proprio perché andiamo incontro a quelle che saranno le future generazioni. E non si è fatta attendere una dura risposta da parte del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sulla struttura ex Dormish. Sono oltre 3.300 le firme raccolte attraverso la petizione online indirizzata al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, affinché torni sui suoi passi e dica no al supermercato nella struttura ex Dormish a Udine. Anche nella politica era emerso un certo malumore per questa decisione, con molti esponenti che chiedevano di ripensare alla struttura come un'area per servizi a supporto degli studenti, considerata la posizione strategica. Il sindaco Pietro Fontanini alla fine è intervenuto sulla questione ed è stato molto schietto. Io non ho autorizzato niente. Avevo promesso di cambiare il piano regolatore riducendo le zone H, quelle destinate ai market, che sono state votate dal centro-sinistra, e così farò. L'amministrazione sta lavorando a una variante per ridurre gli spazi commerciali, una riduzione in linea con la proposta avanzata dalla proprietà, che ha deciso di sostenere le spese per la realizzazione di una rotonda e di una pista ciclabile. Verrà soddisfatta anche la richiesta da parte del sindaco di realizzare il market nella zona nord, questo permetterà così di salvare la vela che dal punto di vista architettonico risulta essere la parte più nobile dell'edificio. Ma nulla è ancora deciso. Il sindaco ha voluto sottolineare come l'alternativa al market è il rudere che si trova in stato di abbandono da oltre 20 anni. E non è mancata nemmeno una provocazione nei confronti di chi ha sollevato la protesta, lo ha accusato di essersi tirato indietro per il progetto di via Mercato Vecchio. Contrariamente a quanto previsto dall'amministrazione precedente, abbiamo eliminato anche il passaggio dell'autobus, sviluppando un vero progetto di pedonalizzazione. L'Università di Udine ha indetto un nuovo bando per sostenere i suoi studenti e le sue studentesse in questo momento di difficoltà. L'Università degli Studi di Udine, in concomitanza con il passaggio obbligato di tutta l'attività didattica in modalità a distanza, ha aperto un nuovo bando per il sostegno degli studenti e delle studentesse in difficoltà. Si tratta di un intervento che prevede l'erogazione di benefici materiali ed economici. Le misure di sostegno riguardano contributi per l'acquisto di hardware e la fornitura di una scheda SIM semestrale da 100 GB al mese. Il bando e le informazioni sono reperibili sul sito dell'Ateneo e verranno divulgate anche attraverso i canali social ufficiali. Di fronte alla crisi che la pandemia ha causato anche dal punto di vista economico, l'Ateneo, sottolinea il rettore Roberto Pinton, ha ritenuto fondamentale procedere con la riedizione di un bando finalizzato a sostenere chi si trova in difficoltà a gestire l'attività didattica in modalità a distanza. Si tratta di un impegno che avevamo preso lo scorso anno e davanti al peggiorare della situazione epidemiologica abbiamo ritenuto di accelerare le procedure in modo da essere tempestivamente operativi. Le misure riguardano in particolare la categoria degli studenti iscritti che, pur appartenendo a nuclei familiari con reddito ISEE medio-basso, risulta esclusa dai principali interventi a supporto del diritto allo studio. Non possono quindi presentare domanda gli iscritti intestatari di esonero del pagamento delle tasse universitarie o quelli che già ricevono agevolazioni erogate dall'ARDIS, l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio. I requisiti per accedere alle misure sono essere regolarmente iscritti all'Università di Udine per l'anno accademico 2021-22 entro il secondo anno fuori corso compreso, avere l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario,
e aver sostenuto almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza dei bandi fissati per le ore 20 dell'8 aprile 2021. Intanto nella mattinata di oggi l'Università di Udine insieme alla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia ha organizzato online l'Univax Day, una mattinata di formazione e informazione sul ruolo fondamentale dei vaccini nell'ambito della tutela della salute pubblica. Chi si vaccina protegge se stesso e gli altri, questo è il messaggio portato da Carlo Pucillo e Barbara Frossi, immunologi dell'Ateneo Frullano, che sono intervenuti durante l'evento insieme a Linda Gallo, esperta di prevenzione e campagne vaccinali dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, e Francesca Mion, junior faculty della Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia, e l'immunologo Gaetano Vitale dell'Università di Udine. Tra qualche giorno, il 19 marzo, sarà passato un anno dall'inizio dell'impresa compiuta da Fabrizio Puntel. Ce ne parla Monica Bertarelli. Si chiama Fabrizio Puntel, l'uomo di 51 anni, sappadino di adozione ma tolmezzino di nascita, che dopodomani, il 19 marzo, si accingerà a portare a termine una sua sfida personale, quella di correre in 365 giorni oltre 5.000 km in montagna, compiendo un dislivello di oltre 500.000 metri. Fabrizio, appassionato di corsa in quota, quando un anno fa sposò questo obiettivo, si era prefissato traguardi più modesti, ma la tenacia che ha contraddistinto tutto il percorso di questa sua sfida personale ha fatto sì che ad oggi abbia ampiamente superato gli obiettivi, meritandosi a tutti gli effetti un posto nel Guinness dei primati. Dagli esimi informati test ufficiali delle più bizzarre imprese compiute in tutto il mondo, non risulta infatti che alcuno prima di lui abbia portato a termine tale improba missione. All'antivigilia della scadenza dell'impresa, Fabrizio, che appartiene al corpo della Guardia di Finanza, ha già percorso 5.119 km, pari ad un dislivello di 532.130 metri, corsi sulle montagne di Sappada e nelle zone limitrofe. Avrebbe così compiuto l'equivalente di 60 ascese e discese dall'Everest in 365 giorni. A tale riferimento Fabrizio ha anche dato un nome alla sua impresa, Everesting Year Run. È come se in un anno avessi compiuto 60 salite al Monte Everest, ci racconta Puntel, con una media di una ogni circa 6 giorni e di 1.457 metri di dislivello compiuti ogni giorno, per un totale di 1.043 ore di attività. Spesso le condizioni con cui ha portato avanti la sfida sono state avverse, basti pensare che le montagne di Sappada da ormai 5 mesi sono coperte di neve, ma nulla ha fermato Fabrizio. Il 19 marzo, quindi dopodomani, sarà passato un anno giusto dall'inizio di questa sua avventura. Fabrizio Puntel, con i suoi 51 anni all'anagrafe e almeno 30 di meno sulle gambe, correrà dunque per la 365esima giornata dall'inizio della sua avventura, dopodomani, nel primo pomeriggio, appena avrà terminato il suo turno di lavoro. Per questa edizione del telegiornale è tutto, un ringraziamento a voi per averci seguito dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Dopo una breve pausa per la pubblicità, linea al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone, nuovo balzo dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i positivi scoperti sono stati 2.191 a fronte di 41.145 tamponi, quasi 200 in 48 ore i nuovi ingressi negli ospedali della regione, 207 le persone ricoverate in terapia intensiva, 59 invece i decessi. Rallentamenti nella vaccinazione dovuti alla nota questione AstraZeneca sono all'ordine del giorno e il presidente della regione Luca Zaia oggi dal punto stampa di Marghera è tornato a chiedere maggiore chiarezza. Non ci sono, dice, al momento segnalazioni di grossi casi clinici legati alla somministrazione. Sentiamo. Io spero che le autorità regolatrici di controllo, insomma tutti coloro che possono dirla loro, parlo del Ministero della Salute, parlo di AIFA, pretendano e facciano in modo che si faccia chiarezza estrema e veloce e immediata rispetto ai casi. A tutt'oggi sembra che non ci sia, sembra, sottolineo sembra, dalle notizie che abbiamo anche per vostro tramite, che non ci siano correlazioni tra le vaccinazioni e i casi accaduti. Del resto, se andiamo a guardare anche il dato Veneto,
vediamo che a fronte di migliaia di vaccinazioni praticate noi non abbiamo avuto segnalazioni di grossi quadri clinici tali per cui da dover fare, come si può dire, partire una sospensione prudenziale. Ovvio è che avendo vaccinazioni di massa così importanti, statisticamente ci possono essere dei casi nei quali ci possono essere dei casi di esordio di patologie piuttosto che di mortalità che possono essere anche dissociati dal tema della vaccinazione per una pura casualità. Il magistrato con i tecnici dovrà dimostrare nel più breve tempo possibile se c'è nesso causale tra la vaccinazione e il fatto clinico che è comparso oppure no. Il Veneto è disponibile a effettuare uno studio per valutare la coagulazione del sangue prima e dopo la vaccinazione, lo ha detto sempre da Marghera il governatore Veneto, il dottor Flor, il direttore generale della Sanità Veneta, ha avuto un colloquio con il professor Paolo Simioni dell'Università di Padova, esperto di malattie del sangue, si è messo a disposizione per una ricerca al fine di valutare la coagulazione del sangue pre e post vaccino su tutte le somministrazioni. Siamo a favore di un monitoraggio random, ci servirebbero, ha detto Zaia, volontari. L'Italia è il primo produttore di farmaci in Europa e tra i maggiori player mondiali dell'export del settore. A oggi il nostro paese sta sperimentando nelle proprie filiere di ricerca e sviluppo ben 3 vaccini anti-Covid, Reitera, Takis e IRBM. Ci sono quindi tutte le potenzialità anche in Veneto per incrementare gli investimenti e far crescere ulteriormente un settore che sarà sempre più strategico per la salute e l'economia nazionale e globale. Sono le parole del capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Veneto, Giacomo Possamai, insieme ai colleghi consiglieri Vanessa Camani, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis, che sono tornati sulle priorità indicate dall'Europa al fine di ottenere le risorse del Recovery Fund e relativamente alla discussione in aula sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Veneto, dicono, con 6 siti di produzione e 3 centri di ricerca, è tra le aree in prima fila nello sviluppo di nuove tecnologie di produzione e farmaci. Veneto Orientale è il Covid Hospital di Jesolo, punto di riferimento per la cura sul territorio al virus. L'azienda sanitaria ha riattivato la sezione malattie infettive Covid 3A con 19 posti letto, a cui si aggiungono gli altri 46 già attivi. Una notizia che testimonia la recrudescenza dell'andamento non solo nei contagi ma anche dei ricoveri ospedalieri saliti in questi ultimi giorni. Al momento sono 45 i malati positivi al Covid presenti nell'area malattie infettive e 8 in terapia intensiva. Altre 9 persone sono allettate al centro servizi residenziali Stella Marina, sempre a Jesolo. Sul territorio sono più di 1500, ci riferiamo al Veneto orientale, i contagi attuali. Il comune con maggiori positivi è Portogruaro, che ha superato i 260 positivi. Appunto, il sindaco Florio Favero, con un'apposita ordinanza, ha disposto la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali, quello del mercoledì degli agricoltori, sia quello chiaramente di oggi ma anche quello del 24 marzo, che quello in programma domani, sia appunto per quello del classico giovedì che del prossimo 25 marzo. Domani è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19 e in Veneto orientale l'appuntamento sarà via social, in un'iniziativa nel rispetto delle limitazioni volte ad impedire la circolazione del virus, una cerimonia alle 11 nel piazzale antistante al Covid Hospital di Jesolo. Rinvio del Vinitaly, organizzare un evento sostitutivo in giugno è quantomeno opportuno per non perdere un trend importante. Le parole sono di Confagricoltura Veneto, che torna a parlare dell'appuntamento nel capoluogo scaligero, solitamente un punto di riferimento per l'intero settore a livello mondiale.
L'annullamento del Vinitaly era nell'aria, dato che le condizioni pandemiche non avrebbero permesso uno svolgimento regolare della manifestazione. Crediamo che sarebbe opportuno comunque tentare di organizzare un'edizione speciale in giugno tra presenza e digitale. È il commento di Cristian Marchesini, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Veneto, sul rinvio del noto evento scaligero al 2022. La mancanza dell'edizione 2021 del Vinitaly rimane una grandissima perdita, dice, perciò siamo convinti che prendendo spunto anche dall'evento organizzato di recente dal Consorzio di Tutela Valpolicella in giugno si possa pensare a organizzare un Vinitaly in un mix tra digitale e in presenza, chiamandolo ad esempio Vinitaly New Edition, con tutte le aziende e i consorzi che vorranno partecipare. Potrebbe essere anche un'occasione, dice Marchesini, per ricordare a tutti che l'Italia del vino c'è, il Vinitaly c'è e che il mondo del vino stesso è sempre disponibile a organizzare eventi che sostengano il sistema. Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, spiega invece che con la terza ondata del virus c'è il grande punto interrogativo sull'arrivo degli operatori stranieri e quindi la scelta di annullare la manifestazione, anche se dolorosa, era inevitabile. 2 anni senza Vinitaly sono un colpo duro per il comparto che già sta soffrendo per il blocco del canale Horeca. A Treviso il Comune estende le misure di sostegno alle attività produttive, riconosciuto il contributo pari ai diritti SUAP fino al 30 di giugno ed estensione dei plateatici al 31 dicembre. Lo fa sapere l'amministrazione comunale in una nota dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'estensione delle misure di sostegno alle attività economiche della città penalizzate dalle misure restrittive per il contenimento del contagio in questo momento di difficoltà. Collegata al prolungarsi dell'emergenza, vogliamo continuare a sostenere le nostre attività, ha sottolineato il vice sindaco Andrea De Checchi. Con questa nuova misura intendiamo dar seguito alla deliberazione dello scorso gennaio, attraverso la quale veniva garantito un contributo direttamente alle nostre realtà imprenditoriali. Intanto a Caorle Loris Brugnerotto, presidente di Federalberghi, lancia una proposta di promozione in vista dell'estate incentrata sulla sicurezza sanitaria delle strutture ospedaliere venete. Con l'estate appunto ormai alle porte, con la campagna vaccinale che seppur con qualche ritardo sta andando avanti sia in Italia che nel resto d'Europa, l'ente alberghiero della cittadina marinara veneziana propone una promozione di carattere internazionale sulla qualità dell'assistenza sanitaria e un marchio certificato per dimostrare l'efficienza degli albergatori nel delicato settore della sicurezza. Si potrebbe pensare alla creazione di un marchio di qualità per le nostre strutture, ma anche dei ristoranti, bar, negozi, che possa certificare il rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei protocolli sanitari in modo tale da aumentare ulteriormente la fiducia da parte dei nostri ospiti stranieri. A Cavalino Treporti, altra località, quella dedicata al turismo, all'aria aperta, si pensa alla bella stagione, si pensa all'estate. Il sindaco Roberta Nesto, circa la volontà di portare all'attenzione del ministro Garavaglie le istanze del comparto, comunica di aver ottenuto la piena condivisione da parte dei colleghi, soprattutto quelli del G20S, dedicati ovviamente ai temi turistici. Alla luce dell'esperienza pregressa è necessario avere conferma dell'applicazione dei protocolli già utilizzati perché ritenuti ancora validi, seppur con eventuali ritocchi che faremo pervenire al ministro, un rapido avvallamento per consentire alle attività che già si sono adeguate alle normative anti-Covid di organizzare la riapertura con una data certa. Le strutture di Cavalino Treporti non si sono mai fermate, ha detto il sindaco, anche durante l'inverno l'attività è continuata con le manutenzioni e gli interventi strutturali. Sono investimenti importanti, finalizzati, dice, non solo a mantenere gli standard qualitativi in termini di recettività, ma pongono le basi di un'economia basata sul lavoro stagionale. I numeri parlano chiaro: tra l'indotto e il lavoro stagionale, il turismo occupa solo a Cavalino Treporti quasi 4.000 persone.
12.000 paia di scarpe per un valore commerciale di circa 1 milione di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza durante un controllo avvenuto invece a Milano. I Baschi Verdi hanno intercettato un camion carico di calzature già in scatola e pronte per la vendita. Peccato che fossero prive delle indicazioni relative al luogo di produzione come previsto dalla normativa. Le indagini hanno permesso di far risalire al paese di realizzazione del prodotto, ossia l'India, la merce dopo l'assolvimento delle procedure doganali all'aeroporto Marco Polo di Venezia era destinata a un'azienda della città metropolitana da dove sarebbe poi stata immessa in commercio in tutto il territorio europeo. L'intervento dei finanzieri presso il deposito dell'importatore ha consentito il rinvenimento di ulteriori calzature dello stesso tipo da poco arrivate in Italia, tutte anche queste senza l'indicazione del luogo di fabbricazione. L'importatore stesso è stato segnalato alla Camera di Commercio per la successiva irrogazione delle sanzioni. Le scarpe invece sono finite sotto sequestro. Blitz antidroga nella Marca Trevigiana, in particolar modo a San Vendemiano. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per violazione delle norme sugli stupefacenti un 34enne del posto, incensurato, era sotto stretta osservazione da parte dei carabinieri. La sua abitazione si è rivelata essere un vero e proprio bazar della droga. È stato trovato in possesso di più di 5 kg di marijuana, 350 grammi di hashis, 17 grammi di olio di hashis, una dose di cocaina e 50 pastiglie di ecstasy, oltre a tutto il materiale utile al confezionamento. Una discarica invece abusiva all'interno della quale sono stati trovati 30.000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non è stata scoperta dagli uomini della Guardia Costiera di Venezia nel corso di un'attività di indagine eseguita nei giorni scorsi all'interno di una rimessa nautica di 10.000 metri quadri situata sulla gronda lagunare. I militari si sono trovati davanti a una quantità industriale di materiale conferito scorrettamente in spregio a qualsiasi normativa ambientale. I rifiuti verranno separati con la determinazione precisa del materiale. La Procura di Venezia ha convalidato il sequestro e ha aperto un apposito fascicolo. E in relazione al tragico incidente accaduto in località Duna Verde a Caorle domenica, il pubblico ministero della Procura del Tribunale di Pordenone, Monica Carraturo, indaga per omicidio colposo sull'incidente costato la vita domenica scorsa a Cristina Durac, la donna romena di 24 anni deceduta assieme al bambino che aveva in grembo mentre viaggiava sul lato passeggero dell'Opel Vectra, che guidata dal compagno di 28 anni si è scontrata frontalmente con un pick-up. La salma è ancora in cimitero, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. 16 uccellini da richiamo invece detenuti abusivamente dentro gabbie e voliere individuati a casa di un 61enne ad Annone, Veneto. La scoperta è avvenuta da parte di una pattuglia degli agenti appartenenti alla Polizia Metropolitana di Venezia durante un servizio di pattugliamento del territorio dell'area campestre. Attratti dal cinguettio dei volatili, gli agenti hanno notato come le voliere e le gabbie fossero sistemate nel giardino di un'abitazione. A quel punto è scattato il controllo che ha consentito di scoprire la presenza di numerose gabbie che contenevano abusivamente uccelli, tutti sprovvisti di anello inamovibile e di certificato di provenienza, in quanto non acquistati ma frutto di catture, secondo quanto emerso, abusive. Tutto è stato segnalato alla procura, all'autorità giudiziaria di Pordenone. Il proprietario è stato denunciato per il reato di detenzione di fauna selvatica. Un concorso di idee europeo per riconvertire la sede di ATVO, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale. Quanto propone l'ente stesso, che di fatto apre le porte alle idee dei giovani. Sentiamo i vari, insomma, capitoli di intervento. Io credo che siamo a un ottimo punto, perché la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata assegnata. Adesso c'è l'ultima fase burocratica prevista dalla legge. Io credo che in una trentina di giorni, non a fare il capo da oggi, ma da oggi diciamo una ventina di giorni, dovremmo essere pronti per la consegna del cantiere, e una volta consegnato il cantiere iniziano i lavori. Lavori che sono previsti per ultimazione entro il 2022.
È previsto anche lo spostamento e quindi la realizzazione di un nuovo deposito sempre nella zona della Porta Nord? Sì, in un'area adiacente a dove noi faremo la nuova autostazione, un'area che dista circa 300 metri, 400 metri dalla nuova autostazione, è previsto il deposito. Questo è chiaramente una questione di economia di scala, lo facciamo per una questione di economia di scala. Muovere i bus a vuoto ha un costo notevole, avendo il deposito attaccato all'autostazione questo costo viene abbattuto. Quindi questa sarà la seconda fase, che non riguarda il bando periferie perché è una progettazione tutta a TVO, ma è una progettazione che dobbiamo assolutamente fare ed è il completamento di un percorso. E per quanto riguarda gli uffici amministrativi, che tradizionalmente sono sempre stati nel terminal in piazza 4 Novembre, in pieno centro città? Allora, nell'idea iniziale, post pandemia, era quello di portare anche gli uffici amministrativi sempre in un'area lì adiacente. Per essere precisi, sto parlando dell'ex Silos, che è un edificio che è stato costruito ex novo ed è lì chiuso da moltissimi anni, e questo edificio che comporta circa 3.000 metri quadrati ad uso uffici doveva essere poi in parte 1.500 metri quadrati per noi e 1.500 metri quadrati per un'associazione di categoria. Purtroppo la pandemia ha un po' rallentato questa cosa, rimane chiaramente nelle mire e nel progetto di effettuare questo, ma per il momento la cosa è un po' ferma. Ma quando sarà realizzata e quindi spostato di là la nuova autostazione e quindi realizzato anche il deposito, quest'area in cui ci troviamo in questo momento rimarrà un'area vuota, e che è un po' la preoccupazione dei cittadini di San Donà di Piave, o c'è qualche idea per la sua rivalutazione? Allora, non possiamo assolutamente sbagliare, questa è un'area importantissima, si trova nel cuore della città di San Donà di Piave, è un'area che deve essere completamente rivalutata. Una volta terminata la sua funzione di autostazione deve essere rivalutata, non si può sbagliare sul tipo di rivalutazione che facciamo, perché io considero quest'area strategica per lo sviluppo del centro urbano di San Donà di Piave. Ci sono alcune idee in campo, stiamo valutando anche un concorso di idee a livello europeo per capire esattamente cosa fare, abbiamo già una mezza idea. Però quello che noi vogliamo dire è che quest'area deve ritornare ad essere l'agorà della città di San Donà di Piave. Per agorà non intendo piazza, ma intendo proprio l'etimologia della parola come la intendevano gli antichi greci, significa il cuore pulsante della città stessa. Tecnologia. Jesolo si unisce ai 3.323 comuni italiani che hanno già aderito al network nazionale e al sistema di oltre 6.500 hotspot relativamente al progetto Piazza Wi-Fi Italia, un network promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che permette ai cittadini, tramite un'unica app e un unico account, una rete Wi-Fi libera diffusa su tutto il territorio nazionale, di poter essere sempre in connessione. Un progetto che insomma vede anche il coinvolgimento di più di 410.000 utenti. L'impatto del coronavirus sulle chirurgie: l'ULS 2 della marca trevigiana partecipa a uno studio internazionale. Bene, i dati pervenuti dai 226 centri che hanno aderito allo stesso studio hanno evidenziato come le strutture ospedaliere, dopo i primi 9 mesi di emergenza, avessero ancora delle forti ricadute sulla loro organizzazione, configurata in una gestione mista del paziente a seconda se Covid positivo o negativo. Anche ovviamente l'ospedale Cafoncello di Treviso, assieme alle altre realtà del Trevigiano, hanno fatto parte di questa iniziativa di studio. Nel periodo di analisi è stata appurata anche un'inevitabile contrazione legata alla presenza della pandemia di tutti gli interventi chirurgici non urgenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a seguire la programmazione di Telepordenone per quanto concerne l'informazione. Ci si rivede come sempre con i prossimi momenti informativi di Telepordenone, il telegiornale del Nord-Est. Arrivederci. Giovedì 18, moderata variabilità con spazi di sereno
più ampie all'inizio e nubi più diffuse alla fine della giornata. Precipitazioni, specie verso sera, aumenterà la probabilità da nulla o molto bassa 0,5% a medio-alta 50-75% sulle zone montane, medio-bassa 25-50% su quelle pianeggianti. Per deboli fenomeni da locali a sparsi, limite delle eventuali lievi nevicate fino al pomeriggio sarà sui 900-1200 metri, di sera scenderà portandosi a 500-800 metri. Temperature, le minime subiranno un aumento al più moderato su zone centro-meridionali e costiere, una diminuzione al più moderata su quelle montane e contenute variazioni di carattere locale altrove, massime in diminuzione in lieve zone da leggera a moderata su quelle pianeggianti. Venti, in quota da moderati settentrionali a deboli occidentali, altrove deboli o a tratti localmente moderati con direzione variabile. Mare al mattino poco mosso, almeno al largo, per il resto generalmente quasi calmo.